Ciao a tutti ragazzi, ben martedì su YouTube, cosa più unica che rara, Penso incredible. non ci sono precedenti. Da quando abbiamo streamato su No, Twitch ormai non ci sono. forse all'inizio che su YouTube Ma si streamavamo va a cazzo di cane. come ci pareva. Ciao a tutti ragazzi, intanto e auguri a tutti, anche tutti quelli che non ci sono stati questi giorni su Twitch e quindi comunque che non si sono interfacciati con noi, quindi tanti auguri di buone feste, quelle passate. Ah, Alizio pure qua. Ah, ma Tanto possiamo bannare questo questo. di introduzione. Senti, tu fai troppe domande, tizio. Io ti mando rossa a casa, va bene? È inutile che fai domande e vai a vedere i segreti dietro. Che cosa vuoi? Stiamo pensando, architettando come farti Te sparire. do un'informazione mentre tu introduci. Di questo PC non sono stati sparati i seriali. Vai a fare il punto esclamativo dovere tuo, per favore. Punto esclamativo seriali. Punto esclamativo seriali. Allora. Vendete Asus? No, non vendiamo Asus ora. Il case ce l'ha portato il cliente. Ma in realtà tutti i pezzi, no. Una parte ce l'ha portato il cliente come la scheda madre e come il case. E basta. A Fabio stanno a crescere troppi capelli. È vero, Renny? Non va benissimo. Sta a sparare i seriali. Bennone, ciao Silvio, ciao Pixel. Peppiniello, ciao Dark Ciurpi. Da Mantova direttamente. A stai, guarda chi è serio e c'è il loghetto blu ed è fingronato da un anno. Applausi per Fiorentini, Ciao Fabio, incredibile! ciao, Dov'è sì. Joe? Aloha! Finalmente riesco a Mamma mia, seguire una piegatore live che su ci dona YouTube. 10 euro direttamente da Streamlabels! Ciao Fabio, ciao Ste, finalmente riesco a seguire una live su YouTube. Ciao piegatore! Ciao Alessandro! Ciao Maurizio! Ciao, grande, c'è pure il sommo! Ciao Ciccio Massa, come stai? Punto esclamativo dovere, stai zitto! Allora! Facciamo gli auguri a Joe! Che da oggi può essere denunciato ed arrestato perché ha fatto 18 anni. Quindi attenzione, punto esclamativo, denuncia. Denunzia. Ciao Rombone. Ciao. Masta Gigabit alla fine. Adesso allora, ragazzi, abbiamo Vodafone. La Vodafone Station. One Nation, One Stations. Abbiamo la Vodafone 1 gigabit download 900, tipo 20, 930. In upload abbiamo 200 e passa, cioè mi avanza. Qualcuno servono dei giga? Li vendiamo sotto banco. Incredibile. Buona festa, ciao Aldoman, ciao Michele. Michael, scusa, ciao Vincenzo. Ma c'è di nuovo Tizio a fare. No, Tizio sta a casa. Tizio ultimamente è latitante. Grande Zapata che dice: ciao ragazzi, fatevi due caffè alla mia salute. Ciao Zapatone, come stai? Grazie mille per i caffè offerti. L'abbiamo appena preso, però grazie che ce l'hai offerti. Quando si abbassano i prezzi della serie 2000 e 3000, la 2000 non si trova più, Salvatore, è sparita proprio dai radar. La 3000 si abbasseranno con l'anno nuovo, quando il mercato si comincerà a saturare. Quindi bisogna aspettare un po' di tempo. Non sto sempre là. Quasi. Stai sempre qua. Dai, quando non stai qua, stai da Lara. Mangerai una casa. Vattene a casa, no? Da oggi posso essere sequestrato. Ma tanto se ti sequestrano, nessuno chiederebbe riscatto. Quindi, comunque, meglio di no. Ciao Pavdar, ciao Crax, ciao Gianluca, ciao Inuollo, grande Marco Orlando. Ecco la schierata dei fingeronati, Ciao ragazzi. Vedete i nomi in ragazzi, verde con il loghetto a fatevi fianco. tu Se caffè, volete allora mi joinare salute. nella nostra crew, nella nostra community, potete fingeronarvi a YouTube al costo modico, una modica cifra di 2,99 euro, il costo di 3 caffè al mese, o forse meno, se andate a Piazza Navona forse ce ne prendete mezzo, ce ne mettete pure il resto sopra, però avete anche il diritto, l'accesso al diritto al 5% di sconto su tutto ciò che è disponibile in negozio sul nostro listino. Quindi se dovete pensare di fare un acquisto, un regalo per voi, una per me, insomma, essendo fingronati, col 5% di sconto andate ad abbattere questo costo e in più aiutate comunque sia il nostro canale, il nostro Fabio, a fare il trapianto di capelli, perché mi ha detto che lui sogna tanto di essere come i Bee Gees, capito? Ci voleva tornare un po'. Ciao Samuele, mitico Samuele che è lo scioppone. Ciao Samuele. Perché Fast c'è l'upload più veloce che c'è. Come è andato il Natale? Bene, fiero di essere abbonato un anno, grande Bennone, tanto non c'è niente. Ciao Ste, cosa consigli per non prendere freddo alla gola in moto? Ti consiglierei un bello scaldacollo, una sciarpetta così, col No, la giacchetto lo mandi a sciarpetta non lo dico io, ci battuta. sono i scaldacollo quelli tondi che fai così, Lo tac, e poi il scaldacollo casco, tac. tondo però c'ha un difetto, non riesce a incastrarlo sotto al Ma casco. La che sciarpetta. cazzate? Allora, metti il casco, prendi la sciarpa, la incastri, ok, guanciotta, la incastri, guanciotta, non ti si appanna la visiera e non ti entra l'aria fresh. Dov'è Anamici? Amici non c'è perché sta a fa la mattina sti giorni, quindi va a dormire alle No, 8 di sera. se E la 5 si guarderà alza. Poi indifferita. la Tomahawk che spedisce oggi ha aggiornato il BIOS. Certo, Marco Orlandi ha aggiornato il BIOS. Ha aggiornato il BIOS, l'ha aggiornato Fabio, si è ricordato.
Chi è? Non so, ricordavo, c'era scritto nei nomi, mica chi... sono rincoglionito. Mamma mia, abbiamo Simone, il Ghostbuster più Ghostbuster che ci sia, ma senti, cosa ne questo. Sai tu? Cosa ne ciao, Mandrà? Chi è? Lo devo tirare fuori. Brutto dirlo così, riavvia il bot. Vabbè, tiralo fuori, tanta gente si scandalizza. Ma cioè, ma se tu... Se tu sei pelato, è talmente grosso. Ora ti faccio una domanda. Tiri fuori struscia. Mamma mia, mamma anco Rocco. Senti, ti faccio una domanda a bruciapelo. A rischio, proprio perché si parla di peli. Ma se tu sei pelato sopra, sei pelato anche sotto? No. Riavvia lei. Riavvia. Non c'ho sopra, ce l'ho sotto. Mamma mia, attenzione, abbiamo la giungla qua. Almeno ciao, sotto Zavala. Posso sognare di essere riccio. Ma perché sta a fare sta trecciata su YouTube? Almeno sotto posso. Senti, sopra lo chiamano Vin Diesel, sotto lo chiamano Lucio Battisti. Incredibile. Incredibile, c'è il ricciolo d'oro. Tu non l'hai vista, però questa la devi far vedere. Foresta nera, non finirò in galera. Manzo, dica. L'ho vista, l'ho vista. Non zoomolo. Non ti ho detto niente perché guarda. Zoomolo. Più di così posso zoomare. Devo comprare la GH5. Mannaggia la miseria, mannaggia, guarda. Ma chi è il cugino di campagna? Sì, calcola, lui da solo fa. Anima mia, batte le mani, capito? Fighissima sta cosa. Allora. Sabono l'ha tirato fuori, l'ha droppato. Attenzione, attenzione. Grande Zapata che entra pure nei fingeronati. Rinnovolo. Ti dico un'altra cosa: è talmente grosso che ha rotto l'involucro. Mamma mia, ragazzi, è talmente grosso che non ci entra. Servono gli XXL Cold Range. Attenzione. Credevo fosse su Twitch, no, siamo su YouTube proprio perché venerdì scorso abbiamo fatto i latitanti e questo venerdì, essendo primo, non streameremo su YouTube, quindi ho detto recuperiamo. Ma ha rotto la mutanda, ha rotto la via. Quanti? Quindi c'hai capelli biondi e zatteroni? Sì, praticamente sì. Che dobbiamo fare? Ma anche le guardie, oh. Rocco all'ennesima potenza. Ma questo è Super Saiyan Rocco, sì. Ma tu, il fatto della fettuccia... Sì. Della, sì. Lo approvi o no? Sì e no, nel senso... Cioè, esteticamente... Allora... Ma... In realtà la fettuccia, ragazzi, è figa, vedi? Aspetta, facciamo vedere. Ma così è troppo zoomed. Lo giro, ecco. Ecco, la fettuccia è figa, perché comunque... Questa è... potremmo dire che la fanno per i calabresi, che gli piace importare i bici col però non lo diremo. Non lo diremo perché sennò devi riavviare il mod. Però comunque, dai, la cosa è bella. Sicuramente questa qui, al di là del gusto estetico, perché comunque è curata, devo dire che comunque è fatta veramente bene... Dopo un po' con la polvere stessa, se non gli stai appresso, ma mi auguro che chi si compra anche questa del genere poi gli stia appresso, sennò questa qui si infittisce di polvere e mi si inasprì, mi fa a perdere, capisci? Però quando... è di buona qualità. Sì, ma quando sul velcro si cominciano ad attaccare i pezzettini di tabacco perché vi rollate le sigarette davanti alla tastiera, questo diventa un mappazzone di schifo, però comunque sia, la proviamo perché è una cosa innovativa, dai, ci può stare, figa, carina. Allora, ammesso che questo incredibilmente non mi piace. No, non è incredibilmente, ci sta. C'è questa specie di alettoncino, questo sembra... All'amici ha commentato... Ah, Rock! Sembra... Sì. Come posso dire? Hai visto i portapacchi che mettono sulle macchine quelle inutili? Ah, le barre quelle cromate, sì. Sì, è questo. Però non ci può mettere niente, perché sennò lì è il tettuccio. Sì, esatto. Vedi, io però le sigarette... Vedi. Buondì, un alimentatore così di 5,50. Beh, ce ne sono diversi, Nai, controlla sul nostro sito... Anche un 80 plus bronze intorno alla settantina d'euro andrebbero benissimo. Da gennaio, Fiorentini. La fascetta in velcro più grande del mondo, il mio sogno. Vero. Allora, siamo tanti ragazzi, intanto... Senti, questo per adesso lo tolgo. Sbancalate il like, sfondate il tasto like. Quanto avete mangiato in queste feste di Natale? Quanto vi siete strafogati, Sozzi, Che vi siete mangiati, Non lo dici, zozzo, siamo mangiati. Sono due pedane. I tortellini in brodo. Due pedane me le mangio. Zozzi. Allora, oggi monteremo pure questa bellissima Rock Maximus 12 Hero. Fra un po' qui mi serve cosa in latino, torno a studiare latino, se no non riesco più a leggere i numeri. Rombo, non è un problema la lista, il problema è che la lista è full e io non ve lo dico onestamente, non so se quando riuscirà a sbloccarla, cioè non so quando potremmo dire di poter vendere una scheda video sfusa della serie RTX. Le fettuccine erano buone oggi, sono quelle che diciamo prendi al bar, non sono però non sono discrete. Però discrete, vai un po' più su, che c'è giudice, leggi a Fabio quello che io ho scritto. Leggi, no, più su. Joe, riscrivilo Joe. No, scendi, ormai lo sono perso. O ti riscrive Joe, io propongo omaggio per il mio compleanno, EasyFix.
Perché vuoi cambiare cambia mese? Perché l'ingegnere è così, cambia oggi. Io propongo maggio per il mio compleanno. 30-80 in media ne arriva uno ogni 10 giorni. Allora, ciao Migux. Ciao Migux. Stefano, ma come Airflow il Thermaltec P3 e P5 sono migliori rispetto di Ballantec Torque? È questo che montate oggi? No, in realtà no. Non hanno Airflow, legge Romano. Essendo dei concept case o comunque case open, non hanno un airflow vero e proprio, perché l'aria non viene indotta attraverso un canale di soffiaggio aspirazione, non viene aspirata all'interno, in quanto l'interno non vi è, quindi comunque sia in realtà campano di aria fritta, di quella che sta lì dentro, capisci, no? Quella che circola lì dentro. Comunque a me sembra che Fabio sia dimagrito e tra un po' più capelli di me, mamma mia. Guarda, dimagrito dopo ste feste, ti dico la verità, non lo so. Più capelli di te vuol dire che sta impisciato forte, eh. Allora, mi dispiace per te. Che Scravito mi consiglia di far girare bene Cyberpunk? Beh, dipende a che risoluzione, Vincenzo, e quanti dettagli. Se di mettere ray tracing a stecca, da una 3060 Ti in su, o una 2080 Super, o una 2080 Ti. In realtà ci si gioca bene pure con una 2060, però devi essere di giocare in Full HD. Metti magari un ray tracing che sì c'è, e il DLSS lo devi sfruttare abbastanza per consentire la fluidità che ti dà quegli FPS, sennò diventa abbastanza macchinoso. Però se vuoi giocarci a stecca ne servirebbe 30-80 se ci giochi a 2K. Comunque veramente passano gli anni, Stefano è sempre più professionale, dice a dettaglio. No, se vuoi giocarci a stecca. A stecca. A stecca. A stecca. Cioè, fammi capire, come c'è scritto minimum requirements, poi sotto c'è a stecca. Sì, tradotto è... Ma che cazzo dici? No, invece il minimum required, cioè ci dovrebbe essere scritto, tradotto in italiano, Google Translate, per poveri, o a stecca. Se sta impicciato, se sta impicciato, a oppure a stecca. Scusate, c'è un modo di pulire i tubi di raffreddamento custom, bello quella, dalla patina bianca senza doverli smontare, tipo un liquido per pulire il tubo. Cioè, se inventa le parole, le storpia la metà di quelle che dici, si permette anche di correggere. Complimenti. Grazie. Complimenti. Ma così fanno i professori, eh? Allora, comunque a stecca universale. No, comunque non c'è un modo, Max, per farlo. Cioè, non è che ci puoi far girare dentro qualche liquido particolare, almeno comunque da mia conoscenza, no. Ciao ragazzi, sono nuovo e vi seguo dalla Germania. Grande Paolo, benvenuto allora. Ciao, secondo voi basta un distributore audio 240 con un 59X oppure dovrei andare su un 280? Meglio un 280-360, con un 240 ci sta, però le temperature poi magari gireranno leggermente un po' più alte. Non è che non ce la fa, però... Se è 30 ROS, sembra di no, il sito che dice, o forse sì, forse un paio ce l'ho. C'è il rossettone, grande rossettone. L'MH630, belle. Propongo a stecca come nuovo audio. Ciao ragazzi, posso vedervi quando tornerò disponibile in negozio l'Antec HGC750? 750, tic tac, tic tac. Antec spedisce il 9 di gennaio. 8.50, 7.50. Arrivo previsto a noi entro il 20. Entro il 20, quindi deve aspettare un mesetto più o meno. Che prezzi? Allora, Yari Valeri, non so se tu ti sei reso conto della situazione, cioè, ma no, non si tratta... Allora, innanzitutto non è un problema di prezzo. Perché se guardi il prezzo ti dico non guardare. Ma perché ti fa sto gesto? Perché scusa, non guardare. Non ho capito, ma resta a fare un balletto di Backstreet Boys. Non guardare. Everybody. Allora, il prezzo non lo guardare. Poi, body. Se dovesse mai esserci un problema di disponibilità, che c'è, comunque la scheda non la vuoi avere. Questo vuol dire che se tu a oggi vuoi quella scheda e vuoi spendere, la butto lì, 1200, tu non la puoi comprare neanche in questo modo. Non so più come dirvelo. È una 3070, siamo arrivati a dei livelli... È vero. Bisogna aspettare. Se dici termina aspettare. Allora, facciamo un sondaggio che non si può fare su YouTube, quindi lo faremo tramite testo. Se 233, quanti di voi hanno preordinato la RTX e o l'hanno avuta? Quindi, se state in attesa di un RTX o la siete riusciti a comprare, serie 3000, scrivete io. Vediamo quanti siete. Scusalo, Iari. Non me lo falsatelo. È nuovo, non sa... No, era per dire che comunque sia, noi riceviamo con... No, voglio vedere su 230 in quanti hanno preordinato. Capisci quante persone ci chiamano ogni giorno per dire quando mi arrivano le schede? E tu lì, all'ennesima chiamata, che è la milionesima, 2, 3, 4, 5, cominci a dire, 6, non è un problema. E quindi alla fine poi viene tradotto 6. Pure... su YouTube e sembra che è aggressivo, abbastanza aggressivo. 7, però alla fine poi lo fa perché dice non è un problema, perché è come se tu stai a te la centesima volta, in realtà non sei te stesso, Iari, lo so tutti, quindi alla fine dice non so più come dirvelo che le schede non ci stanno. Quindi sì, è vero, posso risultare antipatico, sfrutta... però chi mi conosce la pensa diversamente. Ma non tutti ti conoscono, è vero. Quindi comunque scusalo che è nuovo, no? Purtroppo sta facendo un corso per il controllo della rabbia, quindi so cascati i capelli, questa cosa è macello. Comunque c'è da dire che quando racconto gli aneddoti, allora in totale comunque li ho contati, sono 8 su 230, direi complimenti, però a dire di questo
mi sono reso conto col passare degli anni, raccontando gli aneddoti, sai, su Che te Twitch, stai per invecchiando? gente. No, mi sono reso Ah. conto che mi sono calmato tantissimo. Cioè, prima ero proprio stronzetto. Scara qua, se mando una Cioè. replica dove sbrocchi, basta prendere quella una settimana fa, eh. Cioè, non è che proprio, eh. No, vabbè, però diciamo con l'età mi sto non sei d'accordo su questo? C'è gente, cioè, mi risponde a certe persone che entrano, quello lì, scusa, volevo chiederti, Merda. ah, sei mega cacchiato, cioè, dai, ma come ti fa a lavorare qui? No, sempre, oh, con rispetto parlando, eh. Ma sai che se dici con rispetto parlando, appresso a con rispetto parlando, puoi dire quello che ti pare? È bellissima sta cosa. Comunque, 2 settimane fa, odio i clienti, è vero, tizio, vedi? Ma sta buono, ma sta al telefono mezz'ora fa con uno che dice io mancavo anche, ho detto, oh, non è che te posso, cioè, ma gli ha detto, Ah, non è che oh, te posso non è che te fare assist? posso fare, non è che hai comprato un dischiatore a liquido, te posso sta da fare un'assistenza di mezz'ora al telefono. Tradotto, la frase dopo era, se sei buono a montartelo, non te lo comprare. Questo è, però certe volte è proprio, poi dice a me, Mi devi capire. Ah, devi capire. Poi mi si allora. incazza quando non lo fai parlare, non lo fate mai. Se lo chiamate al telefono e gli spiegate le cose, lui dice: ascolta, mi senti? Poi tu insisti, lui ti fa: aspetta un attimo, adesso ti spiego. Pa, 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 pa. Tu fai un secondo. Se... Oh, mi devi ascoltare! A un certo punto dico, oh, mi rifà parlare, se non te, non si capivo se no, mi ascolta, poi dall'altra parte senti fa, no perché, ok, dimmi, e poi l'ascolta, tu glielo spieghi, ma non arrivi mai alla conclusione, che poi tu glielo spieghi tipo, vaffanculo, cioè leggi il labiale però non è niente, poi a un certo punto tu finisci e lui fa, ok, comunque però te stava a dire, nell'anno 1700 ho preso, cioè riparte da, capito, tu dici, Ogni volta allunga da prima, siamo partiti dal PC precedente. no, ma guarda, siamo abbastanza gentili con tutti. Con alcuni siamo un po' meno, ma perché capiamo che la richiesta è insolita, c'è cioè chi viene a pascolà qui dentro per perdere tempo, calano alla porta, tu gli fai buonasera. Non ti rispondono. Non ti No, rispondono. E purtroppo, dai, cominciano poi a certe fare. volte. E tu gli fai. No, Sto è che qua, poi sto certe qua. volte, mo prima è entrato pure un ragazzo, no? Carascione? Un ragazzo, poverino, cioè poverino, piccolo, cioè Gio c'era avuto 14-15 anni, no? E dice, no, mio amico mi ha detto che mi devo comprare una tastiera e un mouse. E io ho detto, ok, ti ha dato qualche indicazione, hai visto il sito? E giustamente ha detto, no, mi ha detto devo comprare tra Razer e Logitech. Io, visto che era giovane, non è che l'abito far monaco, però gli ho detto, ma lo sai che comunque Razer, tastiere, parti da, e mouse parti da. Lui fa, sì, tanto io... dice voglio farmela buona e gli dice vabbè ha preso i soldi la nonna al 25-24 se venuto a fare la tastiera ma gli tiri fuori la tastiera e la tastiera costa 160 fa non c'è qualcosa a meno qualcosa sui 100 e Razer sotto non c'è niente alla fine fa ma io voglio spendere 50 euro e dimmelo prima. Lo so, raga. Scusateci, capiteci. È che andiamo talmente a 2000 che a volte. Ma pecchiamo un pochettino di cortesia, ma non perché siamo rudi, è che siamo diretti. Quindi tu entri. Cioè, io. Se entrasse una persona che non. Cioè, quando entra una persona che non conosco, gli faccio ciao. Tu gli vorresti dire. Che te serve? Secco, entra la porta, tu apri, che vuoi? Così. Che sembra che sei scortese, in realtà è la cosa migliore perché è diretto. Che vuoi? Questo, un ce l'ho. Ciao, grazie. Secco così, dovrebbe durare. Vedi, questa qua, interazione 3 secondi. Apri la porta, manco dovresti entrare. L'altro giorno mi è entrato uno, c'era un monopattino che No, sembrava. vi prego, non venite con le No, biciclette e con i raga. monopattini No, aspetta, perché... no, la cosa figa è stata questa. No, non ce la Allora, faccio. uno col passeggino, poraccio, cara ragazzina, Grazie, no? Primi, ha dato un Grande euro. Primi! Zapata, non so se ce l'avevamo Sì, quello perso. di prima, l'ho Piegatore. visto prima, tu non c'eri, Oh, vedi che si che incazza? cazzo, te Stai c'è sempre... sta, te lo Che dico! tono del cazzo. Comunque, pente questo qua, passeggino, tu, no, regà, la scena è questa. Allora, voi immaginate, passeggino, poi vede la porta e fa. Si ferma, Che lì il tuo cervello cosa pensa? Ti prego, ti non prego non suonare. entrare, tum. Poi legge, dopo che ha capito che la porta è chiusa, c'è sta il campanello. Segue la riga, ho scritto suonare sulla porta. Segue il muro, prova a cliccare tasti a caso che non ci sono. Però clicca le E qua mattonelle. dobbiamo dire una cosa importante. Succede spesso, tu non te ne rendi conto, che c'è la freccia, ho scritto suonare. Il nostro campanello è un mouse. A Sì. fianco, cioè al negozio a fianco, c'è il campanello dei Dei cinesi cinesi. che calcola, sono da là, Che quella non voglio dire, apre adesso non voglio la porta. dire, non di Fiorentini siamo qui, non dico un è un centro massaggi, è un Aspetta, centro. subito, come apri, subito! No, vabbè, per dire, per scherzare, no, vabbè, per dire, via, dai. Comunque,
Comunque, vabbè, fatto sta che suonano della. Poi avrà cinese, ti prego, cosa vuole? Dovrei fare un PC. No, questo non è PC, questo è un massaggino. Vuole più? No, e allora richiudi porta, suonano a noi. Okay, questo con la carrozzella. Dovevamo streamare su Twitch. Questo con la carrozzella cosa fa? Suona, io li apro. Lui fa solo così con la mano e c'ha tutta la carrozzina. Sta cercando, sembrava Cliffhanger con stallone. Stava a cercare di tirar su il masso che era la carrozzina dentro. Che c'è uno scalino così fatto apposta per evitare che. Insomma, vabbè, comincia a fare così. Io lo blocco dietro al bancone. Che te serve? No, fa entrare, dimmi Randy che vuoi. Mi fa, sì, no, perché la posso far entrare un attimo. Falla entrare. Buh, porta, vengo lì. Senti, perché che c'hai? Abbiamo un gradino così sì, alto. Vabbè. Arriva e poi te fa. Che c'è, un adattatore Molex VGA? E lì voglio morire! Perché poi dopo che gli hai detto di no, c'è la classica domanda che ti faranno sempre tutti. Grazie Enrico, intanto te la faranno tutti. Quando una cosa non ce l'hai, la domanda successiva è... Dove posso trovare? Classicone! Tu non conosci nessuno a Roma che gli vende? No, non mi serve. Fatto sta che poi questo rifà. Ah, vabbè, ciao, grazie. Ah, ti aspetta che ti vengo a aprire la porta. Alza la ribartina, vai davanti, clicca, apri, lui fa grazie a tu, grazie a te. Ma i peggio sono quelli con i monopattini e con le biciclette. Perché c'hanno tutti. Mo da quando c'era il fake bonus, hanno comprato tutti i monopattini e biciclette da un K. Che dice: non posso comprare una maschera video. Mi compro un monopattino da 1000 euro. Arrivano con la luce, i botti, trick e track, LED contro LED, doppia batteria. Se fermano, suonano, fa. Che posso entrare col monopattino? E gli dici: certo, non è che te lo faccio lasciare fuori, però. 90% delle volte entri e poi mi chiedi come la signora c'è un adattatore OTG e USB che devo attaccare il tablet alla stampante? No, però intanto mi hai dovuto suonare, sei dovuto entrare, hai dovuto mettere il monopattino, poi ci stanno quelli che si piegano, quelli che si accartocciano, quelli che si arrotolano, quindi mettilo là, aspetta, poi viene avanti, poi forse casca, poi viene, ti fa la domanda, poi quindi torna indietro, srotola il monopattino, apri la porta, che male, reggi, apri la porta, scende e se ne va. Allora ci stanno gli altri che fanno tutta una trafila. Tipo quelli che ne so, che arrivano con lo scooter, parcheggiano, vabbè, in doppia fila, giusto, scendono, levano il casco, levano il bauletto, mettono dentro, se levano il giacchetto, se levano i guanti. Che tu devi fili proprio. Entrano col giacchetto poggiato sul braccio, come se sotto sono sistemati il cravattino, sono, aprono, scusa, che c'è una 3080 disponibile? No, richiudi, rimetti, ti rivesti, di imbragatura, mezz'ora per fare una domanda. Ma cazzo, ma fermalo con tutto il casco, manco entri, perché sennò sembra che stai a fare una rapina. Apri, che c'è la 3080? No, ciao, grazie. Deve essere immediata, ragazzi. Io voglio un corso per velocizzare, per... smartaggine, la smartaggine, la non smartaggine. La puoi, non la puoi insegnare. Avete spiegato perché la scelta dei componenti? No, in realtà no. Il cliente ci ha portato la scheda madre e il case. Domanda, c'è un perché per la scelta di questi? Te la rigiro. No, in realtà no, cioè questo qui cioè, è un 19K. Il 9, 32, raffreddente al liquido, 8,50, 3080 gaming X trio, scheda madre di fascia alta, case... Per quanto io sia contrario a VOG, è indiscutibile. Che devo fa? Cioè, mo per dire, qual è la domanda? Ultimo aneddoto, poi partiamo. No, non so se ci sei questo ragazzo, perché poi non è che lo cito perché voglio disprezzare qualcuno che è capitato qui in negozio con queste situazioni analoghe, che noi ci fa le riposte. Grazie intanto a Enrico, grande, che ci dona 5 euro. E, dicevo, vi riporto queste cose perché a noi sono cose che capitano, non è che poi ci scherziamo, le enfatizziamo, però questo qui mi chiama prima, ora di pranzo, l'1:05. Ciao, però senti, devo fare una richiesta un po' strana, e già lì tu dici, tu, io lo vorrei accelerare e dire, non ce l'ho, infatti quando io ho fatto, che per caso c'hai un cavo, non c'ho cavi, vabbè, e lui mi fa, aspetta, fammi te lo dire, te lo dico io, non c'ho cavi, perché purtroppo la smartaggine ti porta poi ad essere... sembra aggressivo. Sì, però così dopo vai su Google, una stella, sono stati scortesi, ho chiamato il telefono, ho chiamato il cavolo, ma neanche fatto parlare. Ho capito, ma senti che richiesta. La richiesta è stata questa, la richiesta. Io c'ho delle docce a gettone, tipo quelle delle palestre, metti il gettone e no, c'è l'acqua calda. No, questa è successa a 10 minuti. È successa a 10 minuti fa. C'ho le docce a gettone, mi servirebbe un cavo che è tipo quello dei PC. Quale? Quale? Mi servirebbe un cavo. Io già da prima gli avevo detto non ce l'ho. Poi sentivo docce, non volevo attaccare. Docce, tutto, non l'ho potuto fare. Quindi di fatto che cosa succede? Dimmi, fammelo spiegare, spiegamelo. Un cavo tipo intrecciato con i PC, non ce l'ho. Ah, non ce l'ho, non so che tipo di cavo ti serve, tra l'altro. Ma tu per caso sai dove posso trovare? Ma dove te lo dico? Quello era ovvio, sì, che te la faceva, te l'ho detto prima. Mi è capitato, sì, una volta c'era mio zio, c'era una vecchia doccia a gettoni e ho trovato un negozio che all'angolo... che le faceva, cioè che ti devo dire, e lì vabbè, niente, abbiamo perso sti 5-6 minuti, vabbè, comunque capita. Grazie a Chinuolo,
Grande Nuollo, grande, grande, grande. Quindi finito con gli aneddoti, ragazzi. Qui dovremmo scrivere un libro con tutti gli aneddoti. Questi sono solo quelli di oggi, poi, vedi? Sì, poi, sì, sì. La boutique del cocomero è bellissimo. In un case è corretto. Tizio, ti dico solo questo. Stamattina Tizio è venuto, tu sai chi, e ha parlato con Stefano. Poi dopo, Tizio lo sa chi è. Tizio è scappato. Ah, ok. Tizio fuggì. Ah, era quello, ma pensa te. Allora, ciao Fibracitto. Comunque sì, è corretto la boutique del cocomero. Mettere tre davanti in immissione, le due sopra dell'aio e quella dietro in estrazione. Tutto corretto, ce ne hai tre dentro e tre fuori. Allora, forza con grande lips, forza con i like. Ah, 4 mi esce il codice errore 55, problema RAM o di mobbo? Ma dove esce questo errore 55? Sul display della scheda madre? Prova a togliere le RAM, prova con una per volta, se te lo continua a dare potrebbe essere il processore, se no alza il processore e controlla che non ci siano pin piegati. Vabbè, però stai asserendo... No, dai, è un pericolo che c'è. Ciao Tommy. Allora. Stefano ha reagito normalmente perché lui non sapeva, cioè lui comunque ignaro di tutti i pregressi, siccome che è sempre stato servito da me, lui non sapeva. Infatti, io quando sento ho detto guarda, infatti avevo notato, io hai visto, capito? Fate un crane tegra solo vocali che narrano cosa succede e un altro. Non ho immaginato che sono uscito io dal negozio allora. No, ma che, ma Samuele che c'è un altro. Vabbè, ci rinuncio. Walter, che è successo? Vabbè, mi leggete, certo, Zapata, che siete tanti, stavo a leggere, a raccontare se perdevo un po' di cose. 3:14. Allora, fammi andare i pesca a Walter. Oh, Stefano, mazza che serata sgaga quella di ieri sera, complimenti. Grande Walter, ci siamo divertiti ieri sera, ragazzi, eravamo live su Twitch, EasyFix. Anzi, se non l'avete ancora fatto, qualcuno mette il link, perché Cristo, stasera per ci sarà la live di Fabio. Anche perché stasera c'è un altro assemblaggio. C'è un altro assemblaggio, lo farà più Fabio. Più easy, perché mi metto a fare cose no. Da solo poi. E poi Zapata che dice, Zapatone che ci dice, mitico Zapata, dove stai? Ecco la mia smartaggine. Quando verrò a farmi il PC da voi, discuteremo della config al ristorante lì accanto, davanti a una bella carbonara. Che dite? Ma magari ci potessimo venire. Perché poi se tu vieni qua, dici, andiamo a pranzo, è certo, chiudemo, lasciamo. Magari, ma uno dei due forse. No. Lo faremo. Lo faremo magari di domenica. Oh, bravi ragazzi, followare, bravo Claudio che ci followa su Twitch, ragazzi, perché stasera altro live assemblaggio col Fabione alle 7:30. Vedi che bella community. Jack ringrazia su YouTube VRC di avergli regalato la sub al tuo canale su Twitch. Pensa che roba. Che giro, che poi la regalate random, quindi l'ha beccata. Oh, oggi pomeriggio te stream. Io vi farò compagnia dalle 5:30 fino alle 7:30. Quando starta Fabio, gli lasciamo lo scettro della live. Quindi, comunque. Che porti oggi pomeriggio? Boh, ieri abbiamo fatto la tombola, Orbingo. Però, bravo Carascione, ha messo il link pure all'altro canale dove streamo io. E oggi pomeriggio non lo so che ve porto. Staremo insieme un paio d'ore, qualcosa si farà. Non so se forse sono sbloccati i tempi su Dirt, insomma, diverse cose. Però followate, ragazzi, i canali, perché comunque su Twitch siamo molto iperattivi. No, Formula 1 domani, Benny, domani. Oh, allora... È tutto overprice, è vero, superiore è tutto overprice. Alessandro, se ti piace Alessandro, o la GK80 MSI oppure la, se vuoi spendere, beh, più o meno stanno, ciao Gaetano, la buon lavoro, la Huntsman di Razer, se ti piace, anche una bella, grazie a te Gaetano per essere passato. Guarda, per non dimenticare, signor Pescosolito, Boomer, ma anche le guardie, Power e Gomblotto. Oh, mi risponde Vincenzo, lo scartaggio. Sì, aspetta, rispondo a Vincenzino. Vincenzo, dove stai? Quanto tempo fai iscritto? Oh, è possibile poi venire a partecipare all'assemblaggio del PC? No, purtroppo no, Vincenzo, perché in laboratorio non facciamo entrare nessuno, specialmente poi in questo periodo di Covid, ma non ci nascondiamo dietro al Covid, in realtà anche in un periodo di non Covid non facciamo assistere nessuno, diciamo, all'assemblaggio, se non casi rari, casi umani, vedi Tizio, o se no il Cavalli che risponde alle domande. Allora, com'era ieri Stefano, foto col cellulare, portacce Pippo, ieri sera stavamo a fare caccia fantasmi, Simone a un certo punto mi fa, è finite le foto sulla macchinetta fotografica, è morto Benny, vai a fare la foto col cellulare, io, per un attimo mi fermo io, come col cellulare? Cioè c'è il cellulare tutto il gioco, no, prendi il telefono, fai, funziona uguale, per un attimo ci stavo a credere, sono riuscito a cominciare a ridere, io stavo a prendere il telefono, io faccio la foto allo schermo, magari. Che ne so, magari vede il flash, impatta, che... la sport è fattibile, Zapata, allora... Regà, fate assistenza Mac, scusate l'ignoranza. Fabrizio De Tommaso, mi dico Fabrizio, come stai? Certo, e facciamo assistenza Mac, poi dipende dal tipo di problematica. Magari mandaci una piccola mail con la specifica.
Oh, io ho preso mezza giornata di ferie per essere qua e non mi salutate nemmeno. Tra ma come no, tra Bonnie? l'altro, se vi volete congratulare, perché la terza puntata non l'ho ancora montata, ma la seconda l'avete vista. Fabrizio è quello che ha preparato il case Antec su cui stiamo facendo poi la serie. Ormai allora, è passato. Questo, ragazzi, prima di agosto. Allora, ragazzi, scheda madre, ecco, partito o no? Dai, grande masca, ma stai tranquillo, va bene? Qui non c'è fretta, non c'è fretta, non c'è inganno. Guarda, pure Andrea, montiamo sto vicino. Sta tranquilli, raga, mo qui ci sono state le feste ma regalate. Ma che c'è di fretta? Ma tanto state a casa, voi state in ferie, solo noi stiamo a lavorare, perché state tutti in ferie fino al 6. Non diciamo cagare, giusto? Giusto. No, c'è pure chi lavora. No, lo porto, Snorlander assolutamente sì. Mancava prima due numeri, alla seconda una. Lo so, non si fa mai. Allora, Rossettone qua non può bannare Tizio, mannaggia la miseria. Non gli ho scritto, Tizio, non riesco neanche a respirare. Allora, questa, ragazzi, Azure Rock. Sto trovando il modo di incastrarlo, però. Com'è, scusa? Rock. Questo è per amici. Bella scheda, devo dire. Non ci hanno fatto il plate dietro, però strano, come mai? Quanto costa questa scheda? Per me costerà sulle 300 euro. 12 euro, fammi controllare. Senti, non voglio manco sforzare, ma controllate quanto costa. Kira, è un prezzario vivente. Kira, mi dici quanto costa sta scheda madre? In questo momento è disponibile Warehouse Deal al costo perché di... Perché questa non è la top. Lo so che questa non è la top, ho capito, però costa sempre 3 piotte. Lei grande rombo, sono contento. Sto arrivando, l'hai sentite, sì, carta rossa, sentite, sì, re. Sto arrivando, la sentite, sì, mitico Ross. Allora, ragazzi, partiamo subito. Il regalo è stato appeso, non so se stavamo vedendo. Sì, gliel'ho detto ieri, l'abbiamo appeso, sta lì sopra. Lo posso far vedere per un attimo di sfuggita? Dov'è il dito? Mira il dito! Ok, torniamo di qua. Allora, andiamo a mettere subito il processore 400 insieme. Più. E quindi costa come una Unify. No, più di una Unify. Costa quanto una Ace. Fregate andò. Allora, 10.900K andremo cioè, a mettere. Questo sarebbe l'equivalente della tua mainboard. Come me la vedi a confronto? Onesto però devi essere. Onesto, c'è una Type-C e c'è un USB 3 on board, c'è il display dei bug, i tasti, fino a qua stiamo uguali, c'ha 1, 2, 3 NVMe e stiamo uguali, però la Ace c'ha il backplate dietro, mo io non te vorrei di niente, però, poi che questa c'ha occhietto e te fa occhiolino, però c'ha messo a 2 USB in più dietro, vediamolo, no, 7 più 1, sono, forse c'ha sempre due LAN come la Ace, la Type-C come la Ace, le USB mi sa che sono uguali, forse questa qui si ce n'ha due in più, il Wi-Fi 6, questa qui sono tutte cose che c'hanno anche gli altri, lo SPDIF out e i tasti naturalmente, Clark MOS e Flash BIOS button. Beh, siamo là, sono equivalenti, 6 prese SATA, comunque sia 2 USB on board, tante prese per lo chassis fan, quindi per le ventole da case, 3 sotto, una laterale, una nascosta qui in basso, sopra naturalmente IO pump CPU fan, quindi ce ne sono di... Ah, c'è pure CPU opt, questa è quella opzionale in più. Poi addressable RGB, RGB normale, addressable RGB, ce n'ha comunque sia 1 e 1 sopra e in basso ne troviamo 1 e 1 sotto, quindi comunque sia siamo comunque nei standard di una scheda madre di fascia alta. Molto bene, molto bene. Beh, complimenti comunque sia, perché questo è un bel prodottino. Dirsi voglia che noi ci scherziamo e tutto quanto, è un bel prodotto, ragazzi. A livello estetico, ok, che noi malati di hardware guardiamo per l'80% l'impatto estetico e poi che ce ne frega di quello che c'è sotto, l'importante è che sia 0,490. Però... Zoom su VRM. Zoom su VRM, e non posso zoom su VRM. Faccio una panoramica, guarda, aspetta. No, paghi, no, buongiorno, è che siete tanti, siete 344, noi abbiamo una chat che fa tatatatatata, capito? E il monitor è quello che è. Io lavoro dalle 7 alle 2. E vabbè. Sei una minoranza, come noi. Pure a Natale. Hai zoomato? Posso. Fatto una panoramica generale. Oh. Sperabile con quello che... beh, certo, no. Ti dico io, l'opt serve qualora tu voglia montare tipo un Noctua NHD15, quella presa la fanno apposta per te, che è un'altra presa uguale alla CPU fan per la seconda ventola.
Grande Tarcisio, tanto auguri Tarcisio per il tuo compleanno. Quanti ne fai? Lo so che non si chiede l'età, però non si chiede alle donne. Grande Tarcisio, grazie mille per i caffettini offerti. E grazie ragazzi per i follow su Twitch. Ragazzi, follow qua da Twitch, sia Sifix sia il mio personale, dove oggi streameremo prima sul mio e a seguire Fabio su quello di Sifix qui dal negozio per un altro bell'assemblaggio. Allora, qui andiamo a montare il Todos. Troppi. Non sono mai troppi, va bene? Per essere giovani, per essere belli, slanciati, attivi, iperattivi, appassionati di hardware, comunque sia, per stare in mezzo a questa bella gioventù, non sono mai troppi. L'importante è sentirsi piccoli dentro, perché basta un po' di zucchero a cambiare il mondo. Allora, le vostre sedie le consigliate? Beh, se le vendiamo, sì, ci sono un po' per tutte le tasche, a partire dai 98 euro fino a poltrone da 450. Quella è una frase che tu non puoi concepire, tizio. Non è inutile che te la spiego. Che te la spiego a fare? Quella è una frase di una vecchia canzone. Che ti dico? Ti dico, se ti dico l'artista, neanche lo conosci. Sei troppo giovane, eh? A voglia magna cipolle, eh? Patate, piselli, ravanelli. Oh, come hard disk meccanico? Come? Certo, sto PC top, come hard disk meccanico? Ma qual è hard disk meccanico? C'è sta NVMe da 1 tera e... Mettete sti caspi, bravo Walter, 3090 Founder Edition e fa col wine. Che faccio? Niente Cristian, se è un rumore accettabile tienila così, perché è normale che un minimo di col wine al passaggio della corrente lo faccia. Poi se è un rumore proprio che lo fa forte, vuol dire che allora potrebbe essere difettata. Comunque... Questo che raffreddamento al liquido. Ah, c'è il Mirage 360. Oh, c'è scritto HD. E forse c'è pure un disco a 2 tera Seagate per storage. Lo so. Sei vestito con un glossy? Praticamente sì. Ciao Milo. Oh, considera, il mio primo assemblaggio è stato un Motorola. Sì, guarda un po' qui, ragazzi. Ci abbiamo veramente la storia. Con un Motorola 6828. Allora, io ho ordinato Secret Lab Stealth, non arriverà prima. Vabbè, Secret Lab è, raga, fascia molto alta, naturalmente, di poltrone. Sta alla pari delle DX Racer di fascia alta, che ci sono diverse poi tipologie di sedie. Quindi dipende sempre che tasche abbiamo, quanto ci vogliamo investire. Francesco, stai, ma come ti trovi un po' con la gestione illuminazione con quella ROG? Il software Armor per me fa pena. Beh, il software Armor so che parecchi mi hanno detto che non è spettacolare. Mo non lo so, perché io poi personalmente non uso Asus da diverso tempo a livello personale, e in negozio per quanto tempo ci posso passare sopra dopo l'installazione e quant'altro, non è che posso fare chissà che cosa, quindi non ti so dire poi un mio giudizio proprio così preciso. La sedia Litec è una sedia comunque sia non male. Donazione da 5,50. sì, l'ho letta primi, quella che ci ha fatto Tarcisio, vero? O non è uscita? Ragazzi, è un'eccezione di UE, tutti i software di gestione. Ma in realtà a me ne ha... UE a me non piace, tizio. Mi meraviglio che sei tu a dirlo, perché a me UE non piace proprio come software. A me in realtà non piace nessun software di gestione di illuminazione, perché secondo me tutti gli manca sempre qualcosa per essere un ottimo software. Questo ve lo posso dire. È uscita? Ok. Vi do una notizia, smantato tutti i PC e passo ad Apple M1 e vi manderò tipo 3 PC completi. Ma vendili, perché li ti mandare a noi? Oh, allora, questo qui smontiamo una placchetta. Mi sa che manco. Ah, c'ha dei LED qui sotto. Sì, per far illuminare l'occhietto selvaggio. E andiamo a smontare. Delle tastiere over 200, dipende dalla tastiera, Cristian. Delle tastiere, ci sono tastiere che valgono e tastiere che magari paghi un po' più il brand. Allora, miglior sedia gaming sotto i 200. Non ce n'è una migliore in realtà. Ti posso dire quelle che vendo io perché le conosco, ma ce ne sono tante in realtà. A quanti like si banna Tizio? Beh, direi siamo a 125 like, direi a 200 like, visto che siamo così tanti. Allora, il supporto questo qui con il dissipatore, con il pad termico. Vedete che c'è il disegnino per quelli meno preparati. Qui ti dice cosa ci monta. Qui per dire ti dice che ci va comunque sia PCI Express. Sotto ti dice il SATA non ci va qui sotto, non lo può prendere. Quindi possiamo mettere tutte e due. In realtà dovrei mettere il blu sopra e l'NVMe sotto quello black della Western. Ok, perché sennò quello sotto non viene letto. Ah no, a parte pure questo NVMe, che cosa dico?
No, allora no, niente, come non detto, anche questa è NVMe, sorry me. Quindi metteremo 1 e 2, tutte e due qua. Perché è riempito prima gli slot 2 e 4 se le RAM sono tutte uguali? Gabriele, bella domanda, perché, perché di base quando si mette un kit da 16 giga i principali sono il 2 e il 4. Quindi io il primo kit in automatico lo monto sul 2 e 4, il secondario va sull'1 e il 3. Alla fine potevi mettere come ti pareva, però è una deformazione professionale che mi viene in automatico, perché poi mentre sto parlando faccio le cose in maniera automatica. La serie GT Omega 200 è buonissima, sottovalutata in Italia. Che è quella dell'HP? No, quella è la GT Omega, no, no, la Omen è quella dell'HP. Avendo acquistato la serie della Diablo X-Play, ti posso assicurare veramente degli ottimi materiali. Dovrei vederla, Milo, perché generalmente poltrone pagate sulle 200, circa 210 euro, usano una fabbrica che è più o meno quella che usa anche l'Hitech. Poi capace pure che invece magari no, però dovrei vederla per capire che tipo di fabbrica. Però vabbè, comunque sia, oh, se tu ti ci trovi bene. Aspetta che devo prendere i supporti e la scatola della scheda madre. Ci deve essere, oh, tutti i supportini. C'è la ventola aggiuntiva. Eccolo qua. Questo è il voto. Cioè, ci hanno messo un pad. Aspetta che arrivo, ragazzi. Scusate, non vi leggo, eh. Ce n'è uno solo? No, eccoli qua. Ce ne sono più di uno. Oh. Sì, sì, SN850 ce l'abbiamo, Umberto. Li trovi sul sito. Allora, chiudiamo qua la scatola. Allora, bene. Andiamo a mettere. Ogni tanto, ragazzi, vi do un compito di mettere i link Twitch, tutti e due, che oggi si streama su entrambi. Allora, qui ci mettiamo questo. Qui ci mettiamo questo. Top Gaming 2005-3000. Sì, 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 ti ci esce 3000, certo, non è che poi top che dici metto una 3090, perché non ti ci esce. Però comunque sia, ti esce un'ottima configurazione con una 3080 sulle 3000, ci stai. Ma anche un po' meno, 2.7 così. Vengono prodotte in Polonia. Ah, ottimo, Milo, vedi? Ottimo, ottimo, ottimo. Allora è un'ottima poltrona sicuramente. Questo anche mi serve il supporto? No, di questo no. Oh, 1 e 2. Su uno ci va la vite, sull'altro no. Allora, 4 banchi di RAM prima o poi danno bene, che è mai successo? No, perché? Hai più percentuali, più probabilità di rottura, essendo 4 pezzi singoli, ma le RAM in realtà ultimamente si rompono molto meno rispetto a tanti anni fa, quindi... Perché alla fine aumenti un po' il fattore rischio percentuale di rottura, ma aumenti anche un po' la prestazione dal momento che riesci a sfruttare il dual channel su tutti e quattro i slot. Quindi è un po' una scelta, un po' un gioco d'azzardo se vogliamo, ma in realtà devo dire che queste qui sono più domande, cioè dubbi amletici, che poi veri e propri, perché non avviene di così frequentemente una rottura di un banco di RAM, insomma. Ho comprato un intero monitor Hitech 39, mi è arrivato il modello 240. Che culo, Matteo. Buon pomeriggio. Impianto custom e cappara solo con tubi rigidi. Speriamo bene, ti faccio un grande in bocca al lupo, Simo, perché è una bellissima esperienza fare un custom loop la prima volta. Poi dopo un pochettino diventa un macello. Vedrai che sul prossimo PC dirai no, che mo va a fare. No, no, non lo faccio più, troppo impegno, troppo cosa. Però è bello come esperienza da fare. Allora, questo l'abbiamo messo. Li mettiamo la cover. Allora, vi ho scritto appena una mail. Certo, Vincenzo, come no, non appena sarà possibile ti rispondiamo alla mail, senza dubbio. Allora, questo va così e questo va così. Allora, fino a qua abbiamo messo processore, RAM e gli SSD. Cominciamo a levare un po' di scatoline di mezzo, così lavoriamo più comodi, perché deve essere arrivato il momento di iniziare a montare il dissipatore a liquido, che è quello lì, è quello che ci porterà via più tempo prima di inserire il tutto all'interno del case. Allora, questo lo togliamo, questi li togliamo. Non è che quella ventolina va sotto. Sì, volendo la puoi mettere qui. L'alloggiamento è fatto apposta che la ventolina si può montare qui sotto.
Però sinceramente non ce la metto, perché comunque sia il chipset 0490 non necessita forzatamente di una dissipazione attiva, ok? Quindi non vedo perché dovremmo andare ad aggiungere rumore DB, anche se comunque non è che mi auguro che il controller della ventola stessa non stia sempre acceso, però non è necessaria. Allora, come si fa a fingeronarsi e che vantaggio c'è? Alessandro, ti puoi fingeronare seguendo le istruzioni qui sotto, al menu a tendina c'è il link per fingeronarsi. Il vantaggio è, a parte quelli minimi che sono le emoticons, il beige da utilizzare in chat, il tuo nome evidenziato in verde, insomma, quindi risulti un po' più visibile all'interno della chat quando si è in tanti come in questo momento. Il vantaggio poi più efficace è quello che troverai un codice nella sezione community visibile solo ai fingeronati, che è quello di un codice che cambia di mese in mese, che puoi applicare qualora tu acquistassi sul nostro sito qualcosa che abbiamo già in pronta consegna. Quindi devi fare un PC con tutti i pezzi che ho disponibili, se li metti nel carrello e vai avanti puoi inserire questo codice sconto, viene applicato un 5% a tutto il listino. La cifra è tanta, raga, perché se fate un PC da 1000 euro, che è un PC ormai ad oggi quasi basico, risparmiate 50 euro. E l'assemblaggio è gratuito, naturalmente. Quindi comunque questi sono. E poi se volete aiutare anche, naturalmente non è solo per i vantaggi che uno lo fa, è anche perché volete aiutare comunque sia la community, il canale, me e Fabio, insomma, e tutto quanto. Costa 2,99 euro al mese, la cifra è minima, però comunque sia far parte della nostra community, non lo so, per parecchi lo ritengono importante. A noi ci fa molto piacere che c'è questa considerazione, insomma, di questo gruppo. Che scheda monterai? This. Non si trovano i 3070. Ciao Ginger, monteremo questa, che è la Gaming X Rocco 3080, che è la stessa scheda che io ho a casa in questo momento, la Gaming X Trio. Le tecniche di phishing di Stefano, bravo Renny. Allora Stefano, sto annuncio Nvidia 12 gennaio 3080 Ti, ma non era il 14? Comunque sì, dovrebbero annunciare 3080 Ti da 20 giga e 3060 Ti da 12 giga. Escape from Tarkov, certo che lo conosce il Carascione, lo conosco anche io, ce l'ho anche io, l'ho portato in streaming anche io, quindi comunque sia, è un bel gioco però impegnativo, eh. No, no, la scheda video verrà montata in orizzontale, perché montarla direttamente sul PCI, al di là dell'impatto estetico, ad oggi un riser cable che consente il fissaggio di una scheda video così importante, che serve comunque un passaggio dati importante, richiede comunque una settantina, un'ottantina d'euro solo per il riser cable, e non si ha mai la certezza, che noi abbiamo avuto diversi problemini, che poi riesca poi a fare da banda passante perfetta. Quindi a quel punto conviene montarla in orizzontale. Solo per fare una volta sono entrato e non riuscivo a uscire. Da dove? Francesca? Di che cosa? Eccomi qua. Ok, sono pronto. Io ho montato SSD, RAM, processore. No, che dammi alimentato? Dammi il dissipatore della liquido. Ah, così, d'amblè. Come mai su YouTube? Per la felicità di tizio. Allora, su YouTube oggi, perché venerdì scorso non ci siamo stati per le feste, e venerdì questo che viene non ci saremo per le feste. Quindi, comunque sia. Allora, Stefano, c'è una persona che è un nick lo so, ma è un nick offensivo, non gli posso fare niente, Benny. Non è che una YouTube frase, se YouTube gliel'ha consentito, capito, non siamo, purtroppo non posso bannare una persona solo per il suo nick, a meno che certo non mi entri con bestemmione, allora lì te devo per forza tirare fuori, ma quello lo so perché è un troll come account. I dissipatori vanno bene, è il Mirage questo qui da 360 di Aerocool, veramente comunque sia bello a livello estetico e funziona bene anche a livello performance. Allora, il problema di questi dissipatori è trovare il modo di aprire la scatola, ma adesso mo ci arriviamo, eh. Sono tutti belli però, ah ecco perché è sigillato anche qua. Tiete, do questo. Grazie, molto gentile. Ari, dai. Allora, attenzione, abbiamo Francesco Chiariello che mi ricorda se fanno un altro caffè. Mo lo famo tra un po'. Che dici, Ross? Concordo per il nick. Dimmi. Oh, Francesco! La pagina Ride dai CDX, sono già... Non v'azzardate che vi faccio stare tutti fuori, Ho detto già ieri.
Non è periodo dei FireRide, regà. Non lo posso far entrare, devo far entrare per volta. Te l'ho detto ieri. Senti, ma allora, Over Frank. Bravo Alessio, Alessio fa allora, manager, già io Franci, abbiamo bisogno di un'offerta per delle cialde, perché qui quando vengono Tizio si porta appresso, Fiorentini, Anamici, Vinuzzo che non lo prende, Cucciardi ogni tanto passa, più io e Stefano abbiamo aumentato il numero di caffè che consumiamo per sopportarli, quindi gentilmente mi mandi un'offerta per una fornitura di mille sopporti. Senti, mi mandi il box, quello che si mette alle officine in attesa, quello che dove puoi scegliere snack, caffè, macchinette. Sì, ma ci devono mettere il gettone. Ci devono mettere il gettone, poi steccamo. 80 dei 20 noi, però ci mandi tutto in comodato d'uso. Fabio, ti ho scritto una cosa su WhatsApp, Tizio non ce ne frega niente. Onesto, onestissimo. Onestissimo, onestissimo, onestissimo. Se hai visto gli Aglio e K sul 40, mi sembrano molto validi. È vero, sono belli, però non li ho visti dal vivo, forse una volta sola, mi sa. Solo SSD NVMe, c'è qualche professione da fare a BIOS perché il soft Samsung me lo rileva. Ma allora, Ride non deve essere abilitato, Valerio, perché te lo deve vedere comunque sia in HC, visto che c'è in disco solo, strano. Samsung, ma è un SSD da Samsung, è strano che non te lo rileva se è un NVMe, molto strano che non te lo rileva. Allora, è bravo che ha assemblato il tuo PC da solo a 11 anni, però ricordati, la scuola è importante, senza H, neanche se non lo sbaglio. È vero. Anno prossimo, grande fornitura per voi. Guarda, dice grande Over Frank, mitico. Sì, però Over Frank ci dobbiamo mettere d'accordo sul prezzo. Sul prezzo, sul prezzo. Come Nico. Allora, fammi preparare il backplate per Intel. Bene, io ti preparo i cavi. La fattura del caffè. Ma non andate in ferie, Rigo! Grande, c'è Rigo di Basement Tech! Ciao Rigo, auguri! Tu sei uno di quelli che sta in ferie, Rigo, beato a te! Beato a te, bello! Qui ci stanno, abbiamo rialzato la seranda al 28, c'era la gente qua fuori col coltello tra i denti. Allora, voglio le schede video, non ce l'ho le schede video, aspetto che arrivano e facciamo l'assalto al furgone. Grande Ross, intendo che concordo con Nick offensivo. Purtroppo sì, concordo anche io Ross, però su quello è come una cosa che dice, ci abbiamo le mani legate. Perché si... Che cosa? Grazie per aver messo il crest, ma grazie a te per avercelo mandato, vedi il crest. E a breve ci arriverà. Appena un attimo arriverà un'altra cosa. Mamma mia, Ross, mandami un giubbotto antiproiettile. Io sono in ferie, io sono disoccupato. Che zitto, non si dicono queste cose, dico. Ma che te frega? Che te frega? Tu dici, siamo impicciati, siamo carichi di lavoro. Grande Rigo, come è passato ste feste? Quanto hai magnato? Dice la Vogliamo sapere questo, quanto hai magnato? Mamma mia, quando facciamo un video con Basement Tech? Quando facciamo un video, questa è la prima domanda. Poi virgola, con Basement Tech sarebbe... Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, andate a followare normalmente il canale Basement Tech, che è due volte il canale nostro, se non di più, perché ma che comunque... due magari, sarà quante, sei volte. Quanto sei grosso? Come sei sei volte? Ma vanno forte. Mi sa oltre 100.000. Oltre 100.000, mo' bannata Rico, per favore, fai schifo Rico, fai schifo. Ma no, mi pare sui 60-70.000 stanno, una cosa del genere. E comunque... è tre volte il nostro. Vabbè, ma noi siamo grossi, è il doppio di noi, come di, sai, sono grossi. Comunque ragazzi, non l'avete ancora fatto, quei pochi che ci abbiamo noi, non ce l'hanno loro. 80, che quanti connettori c'ha questa? 3. Andate a followare il canale Basement Tech, che fanno un sacco di cose carine, loro sono pure molto simpatici. Tizio, metti il link, mamma mia, Tizio, che palle. Madonna, Tizio, un fan cazzo, vieni qua a scroccare caffè, oh. Ragazzi, pure il like, mi raccomando, che beve serditino. Allora, un altro Rigo, è vero. Ragazzi, appena aprono le dogane, scendo e passo da voi. Dai, Paoletto, dai. Basement Tech 83.000 iscritti. Rigo, visto che non c'è niente da essere disoccupato, mandaci qualcuno, fai iscrivere, che ne so, droppaci quei 3.000 che ti avanzano, tu smussi a 80, noi almeno arriviamo quasi a 28, 29. Allora, oh, bravo, basta Tizio, ma una, mamma mia, che c'ha la sera rotta ancora, c'entra e te spara? Bene, bravo Riccardo, 80.000 rotti, bene. Dai, followare il canale Basement Tech, ragazzi, sono in gamba, sono ragazzi simpatici, poi comunque sia, non lo so, cioè, sono bravi. Bravo, semplicità e professionalità, ha detto bene Milo, loro sono professionali e semplici, quindi comunque, poi hanno una qualità veramente del video ottima, ad oggi comunque sia importante. Sarà un paio di configurazioni con un professore AMD e una scheda Nvidia, assolutamente sì Michele, puoi montarli senza problemi, professore AMD e scheda Nvidia ce li puoi mettere.
Grazie primi per un eurino che ci doni. Grazie, grazie. Tizio, visto che ci stai, metti i link a Twitch. Una volta sola per uno e una volta sola per l'altro. Chi non lo sa, chi è entrato dopo stasera si streama. Oggi pomeriggio, tardo pomeriggio, dalle 6 alle 7 e mezza, 5 e mezza, 7 e mezza, starete con me sul mio canale live. Dalle 7 e mezza alle 10 meno un quarto starete con Fabione su Twitch EasyFix a montare qui il laboratorio di un altro PC. Allora, io voglio, ragazzi, scusate che per chi sta dall'inizio ogni tanto sono ripetitivo, sembro come una pubblicità. Sempre la stessa, da spam, e dice, madonna, però non lo fanno subito al primo colpo, capito? Quindi bisogna... insiste. Alessandro, grande Alessandro Calabrese! Ciao ragazzi, sono adesso. Ciao Antonio. Grazie Alessandro, l'importante non è il numero di iscritti ma la qualità. Noi ce la sogniamo uno come Tizio. Questo è vero, questo è vero, questo è vero. Tizio è unico e inimitabile. In senso negativo, eh? Perché no, perché dopo si fomenta, dice, oh, guarda, guarda, guarda questa mela in cornice. In senso negativo, Tizio. Noi ce lo sogniamo, nel senso, meno male che non c'è. Capisci? Subito lui. Oh. Ah. Rendi conto, Rico che scrive, capito? L'importante non è il numero di iscritti. È la qualità. Qualità, noi ce lo sogniamo uno come Tizio. E Tizio subito. No, non mi dico. Che palle, questo cominciano a pure. No, io ho detto in senso negativo. Ma io mette love, love sotto i commenti, sotto i video, che palle. Calcola, Rico, che dopo sta frase hai perso almeno 3.000 iscritti. Te lo dico, eh. Io te lo dico. Tizio, sei un fanboy venduto di merda. No, di merda non lo dico. Però comunque sia, sei un fanboy venduto, va bene? Perché prima Aerocool. Ah. Poi ha preso il Fantex, eh? Fantex. Venduto. Capisci? Allora, andiamo avanti. Dipende quanto lo budget, Mattia. Allora, andiamo avanti. Che mi tocca fare per campare, guarda, poi dici sei stanco, guarda. Guarda che è stancante insulta Tizio tutto il giorno, è il lavoro, eh. Perché voglio aumento, voglio. Ah, Adamo di Campagnano si è fingeronato. Ah, Adamo, ho capito, grande Adamo, come stai? Ogni tanto chiama, visto quando chiama e dice, sono Adamo, sono di Campagnano, sono di Latina. Però ormai quando dice Adamo di Campagnano sai chi è. Hai riconosciuto, riconosci chi è, capisci? È come se chiama Tizio e fa, ciao, sono Patrizio di Tivoli. E tu fai, tu dici, attacchi. Ciao, sono Benny di Formia. Benny dice, Benny, grande Benny, perché Bennone. Perché tu giustamente dici, Formia, quanti clienti ci avrai? Uno, Benny. Benny, per forza. Allora, sto cercando di avvitare la scomodità. Allora, io, ma ti serve il SATA, immagino che sì. Senti, ma il tuo regalo, che è quel Mega Crick, l'hai usato? Non l'ho neanche scartato. Bello, è messa soddisfazione dai tuoi parenti che te l'hanno regalato. Tutti contenti, ti è piaciuto il regalo? Manco l'ho scartato. Manco, sai, l'ho scartato, non l'ho provato. No, perché se lo scarto poi non so dove metterlo. Quindi devo prima trovare un po'. Ho capito. Non ti ho detto niente, che fai? Ho capito. Che cos'è? No, niente, sto in servita qua. Sto impicciato qua. Io non so da ce lo metto. Poi se ti serve, bene. Se non ti serve, lasci là. Ti potrebbe servire in futuro. Va bene. Comunque. Ciao, comunque. Sono Marino di Desenzana. Sto ancora aspettando che mi vengono a cambiare. Allora, ci sono passato stamattina e gli ho imbruttito. Scusate la domanda, sono meglio 2x8 a 3x2 o 4x4 sempre a 3x2? Allora, tecnicamente non c'è differenza perché è il dual channel in entrambi i casi. Se sono RAM con LED, l'unica cosa che hai in più, invece di far povero tipo Fiorentini con i banchi di RAM dummies, puoi tranquillamente avere un effetto completo ARGB. La colonna di vetro a casa sta ancora così, confermo. E che ne sa, mi viene a casa tutti i giorni. Beh, quando ha cambiata? Una 25? No. Adesso non è il momento di cambiare, pensare a scare video, non sapevo come chiamarmi. Allora, messo il supporto... Giustamente bene, dice, guarda che a Formi è minimo 3 clienti, io e i miei 2 nipoti. Vero, c'è pure Nicola. Come ha risolto l'amico tuo col Mac poi, Benny? Tanto ma voi davvero grande Emanuele, sono contento che ti siamo stati d'aiuto noi e Basement Tech, sono molto contento di questo. Ciao. Allora, ho trovato le difficoltà a montare il plate, però ci sono riuscito.
Sono Ciccio da cantina. Da cantina. Dai Ciccio, la grande. Allora. Che camma fa? Dai un po'. Oh. Oh, e non entrava. Oh, ecco qua. Eccolo qua. Adesso ragazzi è il momento di fingeronare. Momento di fingeronare. Hai visto pure con l'effetto audio? Siamo pronti? Siamo pronti? Salve mattina. Vado, eh? Vado col fingerone, eh? Ecco, chi è fingeronato su YouTube può normalmente spammare il fingerone. Bella lappatina. A posto così, no? Sì, a posto. Eccolo qua. Guarda come sbrilluccica. Oh, vabbè. Molto bene. Dov'è lo Scottex? Senti che io mi sono a metà, dai. Basta, basta con i fingeroni, basta. Basta, basta. Basta. Allora, in questo modo andiamo a piazzare il dissipatore direttamente, vediamo se riesco a farlo senza farlo addobbare. Allora, dobbiamo dare un'accelerata perché qui la situazione è... Che vuol dire? Sono le 15 e 10. E beh, presto. Sì, ma questo è un Helios. E quindi? Rogue Streaks. E quindi? Rock. Rock. No, quindi questo solo per aprirlo e trovare la scatola dei video ci vanno 20 minuti. Per fare un po' di rendering e giocare con 1600 un prossimo momento a sera facciamo? Assolutamente sì. Assolutamente sì, piegatore. Non ti preoccupare. Scrivimi due righe via mail e ti rispondo con un preventivo di materiale disponibile incluso a spedizione. Però scrivimela, sennò poi mi scordo. Ancora un banale tizio. Effettivamente... Ho netto a 200 like io. Stiamo a 178. A 200 lo banniamo. Raga, con la 1060 ci starebbe un 37X? Tecnicamente sì, anche se io ti sconsiglierei di comprarlo oggi, visto che ormai i serie 5 si trovano, cioè abbiamo pure sul sito 5.6, 5.8, 5.9, perché devi shoppare un 3007X oggi? Fabio, il Mac del mio amico è stato portato alla Apple di Roma, gli hanno cambiato a detta loro la scheda madre. Quanto ha speso, Benny? 4 piotte. No, ma se magari, di più. Allora, dissipatore messo. Adesso andiamo a prendere il case. Qui poi ci sarà da fare una piccola modifica al cerchietto qui del water block, perché la scritta Aerocool purtroppo viene solo messa in questo verso. Io ovviamente la tolgo, gli taglio un pezzettino di plastica che lo forza a stare in questa posizione e lo non, giro. Non leggere, indovina quanta spesa, onestamente, scheda madre iMac 2013 se non erro, sostituita dall'Apple. Penso 800 euro. No, 680. Porca miseria. Che appena ha detto 300, allora ci ha pensato a fare. No, non ci ho pensato bene, capirei. 400 sulla scheda madre. Allora, vai, prendimi il case. Che starti da solo cosa porterai? Oddio, dopo tantissimo. C'è un altro assemblaggio da fare. Non so cosa farò, però. Ce n'è uno lì sotto, quello che ho messo lì. Allora, ragazzi. Che ha preso? Pesa, oh. Pesa sì. Andiamo, questo è tutto vetro temperato. Oh, aspetta. Vai. Me lo dici. Uno. Questo l'abbiamo già montato una volta. Non mi filo. Tieni. Non mi filo. Tieni, occhio alla scheda madre, ok. Allora, questo è questo. Poi c'è filtro antiparticolato che andava sfilato da sola per poterlo avvitare. Non stanno vedendo una mazza. Lo so, non lo vedono che no. Tieni, alla faccia del filtro, alla faccia del fatto.
Fiorentini su meglio Fantex. Allora, questo l'hai messo qua, lo mettiamo qua. Allora, poi ha sganciato anche un bel centone per me, per avergli messo un SSD e installato i programmi. Grandissimo, Benny. Scusa. Mi hanno fatto una finestrella in plexiglass per coprire l'alimentatore. Capito? Ma Leonardo Bellini? È Leonardo. Ah, è Leonardo. Come fa a fare l'abbraccio personaggio a Barco? Stefano, ma Stefano è un gran lavoratore. Ertoni Cairoli, ieri ho dato la scoccia. Stefano è un gran lavoratore e purtroppo è un po' così, però sai, tutti i personaggi comunque quelli forti nella storia sono tutti un po' estrosi. Maradona, Ray Charles, Michael Jackson. Comunque c'erano tutti quel qualcosa che l'ha resi speciale. Vedi? Anche Stefano ce l'ha. Sì, sono un bambino speciale. Allora, andiamo a togliere il coprimagagne che è fatto in plexiglass fumé. Alessandro, attenzione, perché tu dicendo che eri sul canale Viola che ci aspettavi, praticamente ti autoblasti, perché vuol dire che non guardi le storie. No, ma ieri c'era, l'ho detto. Allora non ascolti. Allora, ascolti. E non guardi le storie di Instagram. Quindi menti sapendo, tipo tizio, esatto. Tipo tizio, menti sapendo di mentire. Allora, l'accesso dell'alimento. Ma io sto coso tutte volte che giro, sto a fare una sessione di spalle. Ma capito che cazzo stai a fare? Perché per farglielo vedere a loro, qui devo togliere. Comunque è grosso, eh? Sì. Però vedi, te lo danno già che buon managementato. Vedi un po', questo motoristica già tutto. Già assemblato. Ma quanto costa sto case? non ride, ho fatto una domanda. Che fai domande? Che cazzo di risposta è? Kira, mi vedi quanto costa? Questo qui costerà tipo, che ne so, 280 bombe, sto case. Anzi, forse 360. Sì, 4,90. Oh, scommette? Ma che sta sparando? Oh, Asus è qui, questo è Bugavi, vedi? Vedi, guarda. 2,90, hai visto? Porca miseria! Mi ha detto codica. Dove stanno i video? Questo sta dentro la scatola del cartone. Sì. Sì. C'è un vano apposito, aspetta. 2070 super sui 70 gradi, ciccio, 70-75 se c'ha power flow. Dove l'ho messa? L'hai aperto prima. E calma. Vediamo cosa c'è all'interno. Eviti. Le viti e delle staffette. Ah, questa è per mettere la scheda in vertigo. Ti danno dei tappini per l'USB-C. Datti in faccia, vabbè, ho capito. Non le vedi per coso? E ti danno anche ben 8 fascette. E queste se rubavano noi. Mi servono le vedi per l'alimentatore, ma te le danno? No, queste, dis. Queste, dis. Sì, questo dadino, che ce fai? E che ne so? Sono 1, 2, 3, 4. Questo è il dadino aggiuntivo se c'hai un extended ATX pure. Ok, vabbè. Allora, leggi. Leggi. Con 800.000 è possibile fare un PC abbastanza potente per modellazione 3D. Allora, dipende a che livello. È possibile fare un discreto PC, però faticherei a definirlo come un PC per modellazione 3D. Ormai vedi, la gente chiede a Kira direttamente: Kira, cosa mi conviene acquistare? Intel serie 10 o attende la disponibilità dell'RTX 3000? Kira ti dirà: prendi AMD serie 5 perché asfalta. Alessandro, sono rischi di tanta volta di banno. Cosa? Chi? Sono 100 volte. Se vedete che non è, no? Ah. Con un budget di 800.000, risposta. Adesso, ste 3000 che sono belle spesse ormai negli slot in verticale, non riesci più a metterle, vero? Perché? No, dipende. In realtà ci vanno, però dipende sempre dal case, perché quelli, i primi che hanno dato diciamo, questa possibilità di mettere la scheda in verticale, poi in realtà avevano il problema che erano troppo vicini al vetro, quindi sì, con una scheda molto spessa avresti il problema, però diciamo che la scheda in verticale si mette su case diciamo di un certo livello e quindi hanno ancora margine, ecco, quindi anche se la scheda è spessa ci va. Allora, alla fine con Vodafone come è andata a fine? Allora, è andata a fine, ieri sono arrivati, hanno messo il cavo, hanno messo tutto, funzionava tutto, poi la società che gestisce l'installazione di questi modem non gli andava bene il serial modem, hanno sbagliato il modem, insomma lì andava una spada, funzionava il telefono, è venuto oggi per cambiare modem e non ci funziona più, però è venuto poi ovviamente col suo timing, il tecnico si è presentato all'1.38, io gli ho detto non è il momento per fare cambi,
Infatti ha cambiato il modem, non funziona il telefono, dico ok, lo dobbiamo resettare, lo resettiamo dopo la live. Quindi finita la live dovremo fare questa operazione. Però diciamo che in linea di massima la linea funziona e abbiamo finalmente la gigabit al negozio. Stefano ha potuto sperimentare oggi scaricando i driver Nvidia da 700 mega in... quindi tipo 10-15 secondi. Che sensazione ti ha dato? La stessa è prova a casa. Sì, la stessa è prova. Mica come te scitti, povero. Però sto al lavoro. Capito? Sì, prima o poi mi deciderò. Però il problema mio è arrivato dalla presa che entra fuori, ha capito? Ah, vuoi fare questi lavori, dai, poi su, vuoi saperlo. No, che cosa. Poi vuoi saperlo, che senti, c'ho i cavi murati. Io devi a casa mia, c'ho i canali, sono pure libero. Dovrei solo vincere la pigrizia di fare... Sì, sì, poi è vero. Poi magari, che ne so, deve cambiare una mattonella perché c'è una scheggiata, smonta sì. Mezzo poi mezza. Esatto. Quello lo fa. Però deve fare una richiesta e passa anche uno. Oh, no, va, troppo tempo. Devo aprire scatolette. Sei matto. Allora. No, è giusto che Tizio si è shoppato una signorska d'audio a gratis. Ma Tizio ha shoppato. Ma non è vero. Roschi ha detto a me che l'ha portata. Quello ce l'ha fatto, crede. Quello subito. Oh, visto, mo, mi regala la scheda pure. Ammazzamo da forte. Oh. Invece no. È passato uno di sera, ha detto che te l'ho regalata 3080. Sì. Allora, i video sono questi. Ma l'Helios senza il ROG Thor. Sì, l'alimentatore è quello standard. Non c'ha la scrittina figherrima. Purtroppo è così. Allora. Poi le frasi fatte. Comunque Asus è Asus. Cos'è da dire? Secondo me comunque Asus MSI qualitativamente si equivalgono. Sì. A seconda del modello puoi trovare cose in più o meno da uno o dall'altra, però. Sì, sì. Fino a poco fa ti hai detto che almeno MSI era avanti a livello software per l'utilizzo del Dragon Center, che poi hanno bellamente rovinato. Ma adesso completamente. Adesso si sono messi a pari di Asus. Ovvero quel software fa cagare. Fa cagare alla stessa maniera. Asus è solo tecnologicamente no. No, o comunque se mi dici una cosa del genere la devi motivare. Non è che Asus ti dà qualcosa in più di MSI, MSI non ti può dare, quindi... In realtà no, ragazzi, queste qui sono fasce. Sono schede ottime. Mazza, però mostra la scheda, l'apertura del PSU senza un PSU adatto. Ragazzi, è notte 50 volte, non è che ci sta a mettere... No, ma perché? Un sacco di case hanno l'apertura del PSU, non è che mo questo perché c'ha un vetrino di plexiglass davanti, invece di leggere una scritta LEDAS, che ce lo mette? Allora ci metto un Aerocool Lux da 45 euro? Perché no, bene, non l'ho stampato perché noi purtroppo non usiamo il calendario cartaceo, però l'abbiamo mandato in giro il più possibile. Quello, se capiterà... Sì, guarda, pensa, ne stavo parlando oggi con Stefano, che in tanti mi avete chiesto una live di Magnolo, anche perché c'ho quella la divisa da chef da Gerardo, l'ho usata sì e no 3 volte, quindi sarebbe il caso di riportarla. Stavo pensando, se riesco, ve lo dico già, se riesco, visto che il 31 comunque sto a casa con mia moglie e facciamo una cenetta di pesce, non dico tutto, però magari la preparazione di un piatto potrei eventualmente tentare, pensare di streamarla, vediamo. Allora anche il mio Dio Flux Antec ha la finestrella, non è che se spende 1000 euro per ormai ce l'hanno quasi tutti la finestrella. Allora, questo è un po'... E che cucini te? A Fiorentini! Ma che te Fiorentini! Pensi? Fiorentini! Sta a fare 3 piatti, fagli fare. Mamma! No, scusa, no, stavo a leggere qua. No, stavo a vedere una cosa. Adesso qui. Mi fa veramente incazzare. No, è che non mi entrava il cavo, non hai capito? Stavo a parlare di cose. Col pesce me li lascia perdere. Nel senso che... Eh? Dico, col pesce li lascia perdere. Nel che senso che lasci perdere. Ma chi ordina a domicilio? Allora. Se riesco dietro la Fabio non riesco. Grazie Knights, fa piacere che comunque, hai fatto. Comunque avete costruito una bella. Porca mia. Puttana, dico una cosa. Ma è vero, è vero, è vero. Allora, questo qua è PC Express. No, più che altro stava a cercare di incastrare. Ho detto devo rifare una live culinaria, la mia idea era fare una live culinaria, però devo riuscire a andare da mia madre, devo incastrare mia madre per fare una live culinaria, come la vedi su Twitch, una cosa del genere, come me la vedi?
io la vedo bene. L'unica cosa che. Tanto mia madre si presta, il problema è quella poi dopo mi insulta durante la live. Io ho un problema grosso che ci avevo pure la volta scorsa. Cioè, non ci arriva. Che sti cavi non ci arrivano. Fammi vedere se ci riesco a far arrivare. La volta scorsa, almeno se ci sono riuscito. Ah, sì, vabbè, poi te lo posso spostare più qua, eh. Che cosa? Questo puoi guadagnare qualcosa. Forse. Non mica tanto. Sì, uno o due bui, sì. Secondo me cucina meglio Stefano col bimbi. A voglia! Io devo dire al bimbi. Normale che comunque stanno a 18 al chilo. Adesso, regà, il pesce non si scioppa. Sta alto perché è Natale. Capodanno, adesso sarete minimo un 30-40% in più. Poi 18 euro al chilo, forse al nord, cazzo, allora è proprio tanto 18 al chilo. Questo è talmente alto. Fabio, a Tizio serve ancora un connettore RGB da 8 pin. Potrei dargli uno che mi avanza. No, non chi ha detto? Di piegatore. No, no, piegatore, non avanza niente. Vada, muro. Troppo forte, creature. Fabio, ti volevo chiedere, no? A Tizio serve ancora un connettore RGB 8 pin per la GPU. No, Tizio. Potrei dargli uno io che mi avanza. No, no, no. Ci serve niente, io. Troppo forte, creature. Ugne da niente. Quando si impara le lezioni della vita questo? Stanno avanti a scrocco! Come famo a farglielo capire? Si richiama nuova live di cottura lenticchia, ma quale negozio? Pesce buono dopo porto io. È tutto Benny. State buoni che a Fabio col pesce esce pure il platino come lo cuoci lui, nessuno ci riesce. Grande Vatte, mi sei piaciuto. Ma come fa a saperlo che non l'ho mai portato live per pesce comunque, vabbè. Che lecchini, guarda. Partere che te li comprati, la verità, dai. Pallisciate così e Fabio, dimmi, dimmi. Dice, no, perché devo comprare la 3080, Fabio, molto fatto il confetto, ma la rimedia. Questi basta, sono pausi. Galliscini. No, no. Un parere sull'i7 10 e 7F. Domanda intelligente. L'F viene spesso scartato per via della sua frequenza più bassa. Però io vi consiglio di non scartarlo, perché se non overclockate e volete risparmiarvi quei 70-80 euro, alla fine quei 100 MHz in più vi servono davvero? Tu che ne dici? Ho due risposte. 17F e 19F secondo me sì, andrebbero bene per il 70% devi vedere di base quanto perdono frequenza stock, capito? Poca roba. Però sì, comunque è un'ottima scelta, perché il prezzo è. C'è un bel risparmio comunque. Ma Marzia, portonite che in realtà non so da scontare che l'abbiamo finite. Cioè, ne sono rimaste niente pochissime. Il 18,50 di quello cosa dici? Ma secondo me che non ha preso piede, però non c'ha neanche troppo senso. Non ho visto neanche uno dei più professori. Diciamo io il pesce mi vado a prendere la fonte, Fabio, ma non c'ho più manca il gommone. Sono appiedato, c'ho la patente ma non c'ho più il mezzo. Il mio gommone è stato sellato. C'è pure un dislike. Negozio concorrente che fa live a imitazione ma non ce la fa. Omicidio. Ma perché prendesse iniziative? C'è una schiera d'avvocati ormai. È tremendo sto fatto. Comunque qui ci stanno due USB frontali, ma su sta scheda madre. Scordi il pesce cotto l'estate scorsa. Ho fatto. Vabbè, quella non è una live culinaria, quella è una ratina alla griglia. Non la considererai live culinaria. Ma no, quella è buona pure Tizio a farla, eh. Attenzione, Antonio Adamo da Campagnano, 3 euro. Grande Antonio! Grande Antonio. Però qui stanno continuando a fare il caffè, lo faccio. E fallo, dai. Dai, io faccio. Ti serve una mano, ti vedo un po' in difficoltà, devo stare a braccia tutto, ma non gliela fai. No, no, sto a fare lavoro di. Alla griglia ho fritto, viene bene tutto. È vero. Quando non sai come fa una cosa. Friggilo. Grande Fabio, ci sei quasi, devi accentuare un po' di più. Ancora di più. Mamma mia. Ma che c'ha pure in SS. Questo qui, scusa, nel titolo è scritto Chance Gate la tutera? No, può essere che ho copiato e incollato una cosa da... Ma come ti permetti a mettersi che... No, no, cancello subito, aspetta. T'azzardà, eh. Comunque sto case gli potevano fare delle fessure per far passare i cavi, scusa, eh. Lo vedi a lei che non ci stava il coso? Lo vedi che non ci stava il... disco meccanico, dicevo. No, non c'è il disco meccanico, è vero, ho sbagliato io.
Oh, sono 205, bannatissimo. Dai. Pensateci voi. Ciao Tizio, è stato bello. Cosa ne pensate che compro il 1050 di al giorno oggi? Mi serve una scheda. In tempo di guerra ogni buco è trincea. Ale. E vado a fare caffè. E vado a fare caffè con questa. Per copri PSU si smontano. Ci sono due dietro e si. Sì, lo so. Lo so che si smontano, ma non mi serve smontarlo adesso. Se io sto facendo passare i cavetti questi qui di alimentazione nella maniera più clean possibile, in modo che venga un lavoretto di fino. Ma scusa, aspetta un secondo. Questo c'è, non c'è l'HD LED, se visto, ok. Allora, questo va qua. Questo va qua. Ok. Poi qui ho i cavi per la scheda video. Questa è la presa adjustable. E questa la sfrutteremo qua. Ma questa la arriva in fondo. Perla miseria. Perla. 3080. Di solito 80 litri non ci arriva mai. Se ci arriva non ci sono bene. 3080. Sì, 68. Vedi? Sì, in tempi di restiamo. È lo stesso detto, Simo. Ciao Emanuele. Eccolo, il caffè gioia arriva, eh. Caffè gioia, il caffè che non ti annoia. Arriva, arriva. Arriva, arriva. Allora, ce l'abbiamo. Io forse non utilizzerei manco il bugia holder quello. Macchinetta caffè gioia. Tazzina caffè gioia, cialda caffè gioia. Gira caffè gioia. Gira caffè, io non lo so, gira caffè. Però c'è un problema. Non è studiato. Io, Frank, l'unica cosa che si è scordato è lo zucchero di canna. Stiamo utilizzando zucchero di canna e caffè Perù. Caffè Perù, perché se non ci sta lui, ci stai tu. È giusto, no? Ma che... Se non ce la mette lui, ce lo metti tu. Te l'ho detto, non ce l'ha mannato. Sta attento a quel caffè. Allora, caffè gioia. Dillo. Il caffè che non ti annoia. Esatto. Dillo. Cioè, dillo. Stavo così col sorriso. No, ma di te, io penso che stai a piena pausa. Se sto a far sorriso non posso parlare. Ho capito, è come quello del whisky maschio senza raschio. Col fischio, col caschio. È quello che devi dire. Allora, ma voi leggete pesco solido o pesco solido? Solido. Ma se... ti ha chiesto se il cognome è pesco solido o pesco solido? No, ma solido. Voi lo leggete. Pesco solido. Pesco solido non mi ci ha mai chiamato nessuno. È come Pollina, Pollina o Pollina. Lo so, beh. Io ce l'ho memorizzato sul cellulare, il numero di Pollina. C'è scritto Pollina. Pollina, con l'accento, certo. È così dal primo giorno. Allora, mi serve i cavetti del... Poi Pollina fa molto avvocato, cioè tu immagina, sì, no? Sì. Salve, sto andando da... Tu allo immagina, studio, all'avvocato Pollina. Studio, all'avvocato Pollina. Vabbè. Invece, chi è il tuo avvocato? Il mio avvocato è l'avvocato Pollina. Senti come suona? Certo. Bene? Dottor Pollina, che ne pensa? Capito? E lui sì, penso che ti direbbe... Oppure quando firmi sotto progetto del palazzo, ingegner Francesco Pollina. Oh. Che tu dici, cazzo, questo c'è Pollina. No, Pollina. Allora, questo poi, qua... Poi, fatto tutta sta cosa, manco c'è. Lo metteremo sopra, con le ventole interne. Inside. Guarda quanto spazio c'è. Allora, le ventole andranno con la fettuccia da questa parte. Allora... Prendiamo se il caffè quando lo saranno a prezzi agenti del caffè su Amazon. È come se tu vai al concessionario BMW e chiedi: senti, ma questi da Mercedes quando abbassano sti cazzo dei prezzi? Sì, è la stessa cosa. Capisci che non è elegante, neanche la risposta che ti ho dato lo è. Però comunque rende l'idea. Ci tenevamo a ringraziare Pinuzzo, abbiamo pure il dolcetto. Minchia Pinuzzo che ci ha portato il dolce ieri quando è venuto. Tizio, sentite male? Tiè. Attenzione, Milo, pesco solido non era un tennista? È mio cugino. È il cugino di Stefano. È il mio omonimo in realtà, si chiamava Stefano. Si chiama Stefano, non si chiamava. Ma poi mi sa che è pure anzianotto ormai. E poi adesso è commentatore di Sky del canale del tennis. Sì? Mazza. Oh, grazie che me l'ha dato uno, eh. Oh, metto sto dietro. No, vabbè, posso, non voglio più. Calcola, ieri si è detto. No, non voglio più, lascia perdere. Mamma mia, è permaloso come... No, non voglio più. Mamma mia, ok. Portateli via. Mo te ne mangi tre. Comunque sono buoni, sì. Buoni, Pino. Buoni. Non è che sono grassi. Ieri mi fa, portali via, perché se no mi mangio tutti.
E questo è il problema, proprio qua. Come mai due connettori 8 pin con uno funziona lo stesso? Sì. Cosa? Lo seguivo parecchio, soprattutto in Coppa Davis. Simone. Io so che Pesco Solito è un grande pilota di F1 in eSports. Ti piacerebbe? Sì, ti hai sentito pure questo. No, io so che è un grande pilota di F1 in eSports, famoso negli anni per arrivare sempre tra il terzo e la quinta posizione, ma concludere sempre le gare. Ma se hai mai finito una gara? Non mi sono mai ritirato quest'anno. Mai ritirato? Però quarto un campionato. Poi io ho sempre detto, ti ricordi pure quando facevi i tempi dell'arte, ho sempre costante. Detto tu c'hai la cosa della costanza. Stefano Mente, lui ti fa un tempo, è 1.31, il primo gira su 1.37, lui è 1.37 in sciarica, però ti fa 1.31 tutti i cazzo di giri, finché quello davanti non sbaglia. Sì, è così. È vero, lui ti fa 1.31, ma te lo fa con la macchina carica, scarica, con le gomme nuove, con le gomme vecchie, sul bagno, lui ti fa 1.31. Te lo fa sempre. Manca sempre quel ciccinino per... Te può fare 1.31.1 se gli dice qualcosa male. Però... Vero. Allora, sì, la pressione psicologica, è vero. Lui non la soffre per niente quando guida. Sai quelli che dice, me ci attacco io, prima o poi sbaglia. No, tu ti attacchi te a Stefano, se non lo sorpassi fai tutta la gara dietro. Sì, diventa tipo un po' Schumacher, capito? Un po' la Vettel. Ma anzi, che dici, senti, questo non molla un cazzo, niente. Vero. Bello, ma a gennaio ricomincia il campionato. Se lui, io dico sempre, se lui riuscisse a fare 7-8 decimi in meno, sarebbe in campione. Sì, è vero. Mannaggia. Non so, purtroppo mancano. Ci amancano. Si fa questo. Ma qualche altro torneo che non sia Atom? No, ma a gennaio ricomincia. Starò in Ferrari quest'anno con Simone proprio di Atom, che gareggia anche lui. C'era anche in palio, cioè in ballo in realtà, un campionato su Dirt Rally o su Assetto Corsa, ma non sono riuscito a seguirli bene, quindi non, di conseguenza non so se sono iniziali, se l'hanno fatto, perché non abbiamo un parere, Michele, perché non le abbiamo montate, e comunque è inutile parlare di cose che non si trovano. No, Roman, si è sentito niente di quello in Croazia. Io sapevo che Pesco Solito è il principale esponente dei boomer. Sì, è vero, anche questo. è vero. A Roma si è sentito il terremoto della Croazia. No, in Croazia è stato un terremoto scossa magnitudo 6.4. 6.4 qua non la senti. No, però si è sentito sulla costa adriatica, si è sentito, ma a Roma non ci arrivi. Dennis invece lui è in Mercedes per la tua felicità. Dove sta? Che sta Dennis pure? Dennis Salerno. Ma chi l'ha scritto? Dove sta? Dennis Salerno, non lo so chi è. Ah, c'è proprio Dennis. Ah, Dennis! Che lui sarebbe Zara Slide su Twitch. Dennis è stato il mio acerrimo nemico, perché correvamo più o meno sui stessi tempi e nelle stesse posizioni. È quello che mi ha tamponato due volte. Dennis, sei un boomer. Due volte nelle ultime due gare. Ma non ci ho mai provato. Se cerchi Stefano Pesco Solito su Google, te esce il tennista, ne esci te? Magari. No, magari esce da qualche video. Ma non lo so. No, non credo. Un avviatore elettrico? No, a me piace un avviatore elettrico. Per fare questo io lavoro, devi sentirlo con la mano. Devi sentire comunque sia quando la vite comincia a fare resistenza. A volte tu giri. L'avviatore elettrico è che rischio che spani se non entra bene. Invece qui tante volte torno indietro e riparto, perché devo prendere la filettatura giusta. Quindi qui va fatta a mano. Tirato Quartez alla buonora. Salve a tutti, anche lei sul Pesco Solito. Blacklist. Sì, anche che non è fingerato. Allora blacklist due volte. Allora qui non puoi blacklistare due volte. Come no? Se può. Sì, metti la crocetta. Allora, vediamo il 360. Che loro non stanno vedendo. Stai diventando un po' mese. No, è perché è troppo grosso. E quando mi arzo, tutte volte devo alzare la telecamera, però. Ecco. Guder, grande che entra. Guder, che sicuramente avrà pagato con i soldi di Google, giusto? I cosi, è lui? Certo, è lui. Guder è quello che fa i sondaggi. È quello che poi va su Telegram e si fa banna dal pollina. Perché non gliela fa tenesse, tu gli dici, ah, me lo sfoga in coppa sta cosa. Lui parte e niente, se fa banna. Però dopo dicevo, vabbè, lo sapevo che andavo incontro al ban, sono contento. Giustamente ricevevo 3.11 su Google Opinion Reward. Mannaggia miseria. Grande Guder. Senti, devo levare un attimo il velcro. Ma quei due tubi sono verso le ramme, li giri verso la ventola posteriore? Non mi piace. Che senso? Questi vanno così, oh. Questi qui ci andrà la scheda video, fa una curva morbida. Si qua si levano. Non passano sopra le ramme, non si possono guardare. No, non passano sopra le ramme, ma così no, a mo' si vede, però così. Avete mai rotto un componente in fase di assemblaggio?
un componente in fase elastica. Beh, se per componente intendi i vetri dei case, è successo più volte. Sì, sì. Sì, sì. Ma con il calendario non devi dirlo a me, Guder, l'ha fatto Benny, devi complimentarti con Benny. Benny, mo devo commissionare a Padre Gain e me ne faccio stampare un paio, eh. John, abbiamo cambiato server di Days, se non vieni ti seguo le gambe e ti cancello dal gruppo. Ma comunque era offensivo, Guder, capito? Ah, era offensivo. E ti dice complimenti, che andare con i loghi neri su sfondo nero, ma quello... Ma no, ma quello è tipo Cooler Master, no? Sì. Hai visto che fa il logo a contrasto, cioè non c'è, quelle sono quelle Guder, tu non le puoi capire. Allora, aspetta che qui sto a mettere 185 viti. La fibra, a Quartez, tu non puoi venire con un'ora e 40 di ritardo e poi mi chiedi della fibra. L'ho detto 6 volte, vedi, sei proprio blacklistato. Siamo fibrati, siamo a gigabit, siamo 1000 giga, ci abbiamo il cavo nostro che passa nella nostra canalina. È certo, Filippo, che hanno i prodighi che hanno... Cioè, i Mac dipende, cioè, il vetro di un Mac, una volta io e tutti gli altri Mac rotti dal negozio, sono tipo 8 ore rotti tutti stiamo. Una cosa particolare per me. No, ogni tanto vanno rotti e fai capire il comando, capito? Cioè c'è sta proprio un discorso di pare che sto all'accesso. La base va costruita, Fiorentino. Vedi che non hai capito una cippa come tuo solito. Allora, abbiamo messo. C'era un negozio di mezzo, come ho risolto? Allora, praticamente invece di andare per via aerea abbiamo deciso, senti, ma sotto che c'è? C'è un garage. Siccome che sotto il garage è della padrona, delle mura del negozio in parte, noi abbiamo fatto la prepotenza. Siamo scesi sotto, quindi buco, sotto, via, c'era la canalina della messa a terra. L'abbiamo sfruttata per un pezzo, poi da lì in poi c'erano circa 25 metri di canalina mancante per arrivare sotto a dove c'è il cavo in fibra del palazzo. Quindi che abbiamo fatto? Camminato, sono stato... Tre giorni fa sono stato circa 3 ore a fare sto lavoro, quindi ho fatto più di 30 buchi col trapano, che poi ovviamente bucare il solaio, ve lo lascio immaginare, non lo fai né col trapano a batteria né con l'avvitatore, ho dovuto prendere un trapano con la punta SDS. Non sanno manco che il solaio, tu gli stai a spiegare SDS. Lo sanno, la punta SDS, sono quelle che si innestano. Ma tu prendi l'utente medio, tizio, lui dice solaio, ah solaio, dove c'è il sole? Dove c'è il sole? Che cazzo deve dire questo? Che ne sa? Telefonato che calore, mamma mia. I case preassemblati in realtà non sono mai il massimo della vita per Vincenzo. Ciao Mars, grande Mars. Infatti qui adesso su YouTube potremmo streamare in 2K. Il problema sono le telecamere. Ma è normale che un 99KF stia sempre sui 5... Beh, sì. È normale se c'ha sempre qualche applicazione sotto che gira, però è normale. No, prendi. Per favore, mi fa piacere perché voi siete stati carissimi sempre. Sì, no, non so, prendo le forze. No, sto giocando, non sto giocando, quindi no, se tu basta. Allora la relazione secondo me è un cambio, quindi non lo so. Poi hai fatto un grosso errore quando l'ho chiamato. C'ha ragione. Allora aspetta che intanto sto cercando di far passare i cavi di là. Poi in questo momento complicata però sta cosa, non è facile farli passare di là, però dovrei riuscire a farli passare. Ah vabbè, sì, beh, perché no, d'altronde faccio passare qui dentro e vanno dietro. Un ottimo o meno utente, stiamo ad ascoltare, Stello, stai giocando Cyber? No, non lo, lo gioco in live, ma ultimamente non lo sto portando perché non ho streamato i giorni di Natale. Io lo sto portando solo in live, quindi lo continuerò a portare, ma sto aspettando, cioè quello purtroppo è un gioco lungo, quindi ogni tot si porta.
prendere un euro, però devo portare anche il vantaggio. Se... Allora, aspetta che sto riuscendo, ecco, nell'impresa, eh. Alla prossima, grazie. Ciao. Ciao. Allora. Allora, allora. Eccolo qua. Oh, bene così. Qui magari ci mettiamo una fascettina, eh. Questa ci starebbe bene qua. Oh, 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 oh. SDS non è porta i pacchi. Mannaggia la miseria. Allora, vai così. Mm. Guarda, è bella oretta. Ok. Chiesto ragazzo che stavano sentendo loro. Questo è il ragazzo che ti ricordi quando ho detto noi non vogliamo lasciare. Non vogliamo acconti per le schede video? Questo ragazzo è successo questo. Grazie Mirko! A ottobre, pochi giorni dopo il lancio in realtà. Sì. Grazie Mirko. Grazie Mirko. Ci Massimo Stimassiette del Pearl Rare in Stone Market. Io ho detto, guarda la scheda, non so quando te la potrò dare, una scheda sfusa. E ho detto, no, te lo lascio lo stesso, tanto se no comunque poi magari mi chiami e non ti rispondo, invece almeno so che quando arriva il mio turno, anche se non ti rispondo, a te, dico, vabbè. E ci ha lasciato sti 400 euro. Poi mi sono raccomandato, non mi chiamare tutte le settimane per chiedermi quando c'ho la scheda, mo che me la dà conto, perché io già non lo volevo, insomma, vabbè. Fatalità, passa una settimana, mi chiama. Sì, è arrivata la scheda, ha fatto, no, guarda, ti chiamo io. La settimana dopo mi ha richiamato, guarda, ti chiamo io. La settimana dopo ancora, fatalità, arriva al suo turno, mi arriva la scheda. Lui era segnato per una 3080, a me era arrivata una 3080 Ventus. Che poi pensa, dopo di lui, quello che c'era dopo era Davide Iannello. L'ho chiamato e gli ho detto, guarda, c'è la scheda, è una 3080 Ventus. Mi fa, quanto c'ho per pensarci? Ho detto, guarda, cioè, ti lascio 10 minuti, perché ti ho detto, c'è una sfizza di persone da chiamare, prima che mi dice che la vuole, gliela devo dare. Mi chiama, mi fa, so già che me ne pentirò, però, dice, io voglio per forza la Gaming X, credo. E io ho detto, vabbè, ho detto, se te la senti, ho detto, te lo dico, come ho detto, non so se e quando me ne arriverà una di Gaming X, credo. Tranquillo, tanto posso aspettare. Quello è stato l'errore più grosso della sua vita, perché lui mi ha detto, no, io da quel momento non l'ho più potuto richiamare, perché non ho più avuto la scheda che lui sì, voleva. Che poi sono andate cose a peggiorare. Poi le cose sono andate a peggiorare, perché più andavamo avanti meno se ne trovavano. Poi sono cominciate ad arrivare quelle due che sono arrivate, le abbiamo dovute mettere dentro gli assemblati. Insomma, per fartela breve, la scheda noi gliela siamo riusciti a dare. Lui mi ha continuato a chiamare, gli ho detto, guarda, a un certo punto, ma non è per cattiveria, io perché non voglio prendere gli acconti? Perché non posso avere un 10, 12, 15, 50 persone che mi chiamano, arrivata la scheda, arrivata la scheda, arrivata la scheda, arrivata la scheda. Preferisco che ti chiamo io quando ce l'ho. Io gli ho detto, senti, io mi rendo conto della situazione, non so quando te la potrò dare, gli ho detto, se vuoi ti ridò l'acconto, ma è un mese che glielo sto a dire. Mo ieri mi ha richiamato, mi ha detto, se sa qualcosa, gli ho detto, no, non si sa niente, insomma, è fatta a breve, ha comprato una 1080 di usata, oggi è venuto e gli ho lasciato l'acconto. E io gli ho dato l'acconto, come è giusto che sia, perché se la scheda non te la riesco a dare, ma io è per quello che non voglio gli acconti, perché se la scheda non te la riesco a dare... Almeno non mi so vincolato a te, non mi puoi dire, ah, ma tu mi hai preso dei soldi per... No, io non li voglio i soldi. La scheda non te la posso dare, i soldi non li voglio. Semplice, no? Poi se tu mi dai per forza, alla fine sono costretto a vedere da te. Poi c'è sta pure un altro discorso, io dico sempre, quando vi mettete in lista, non fate gli schizzinosi. Se vi fissate con un modello e tu, io c'ho una Zodiac Trinity e magari non era la scheda che volevi, però se arriva il tuo turno, te la devi, ti consiglio Fabio, il zio Fabio, ti dice, prenditela, fidati. Fidati, prendila. Prendila. E quindi. Quando vi incastrate con un modello, tipo quello, voglio per forza la Rogue Street. Manco te le metto lì, stanciarò mai, inutile. Comunque, questa è la storia di questo ragazzo. E poi è bravissimo, il cliente nostro. Quindi, per carità, assolutamente niente da dire. Sono stato anche contento, io l'ho ridato. Grazie a voi, questi 10 valgono come account per una 3080. Mirko, altri 5. Grazie Mirko. Valgono come acconto una 3080. La credo cazzo, perché? Mannaggia, quanto mi fa da ammazzare, guarda. Non so io il boomer, è Stefano, non devi dire boomer a me.
Vabbè, posso mandarti Grazie a voi. Questi 10 euros valgono come account per una 3080. Ha ha ha. Un ragazzo ieri mi fa: senti, so che dice, per le altre scale è un problema. Dice: vorrei batterli sul tempo. Dice: vorrei mettermi in lista per una 3080 Ti Gaming X Trio. Sì, mi sembra addirittura ieri. Ma come faccio? Detto, non so manco quando escono. Non so quando escono, non so quante ce n'ho. E secondo te quelle tre che mi arriveranno al lancio mi posso permettere dalle via sfuse? Io so più boomer di Stefano, in realtà, è ovvio. Cioè, Stefano, lui c'ha la stessa età mia, dimostra 15 anni in meno. Io dimostro 46 di più, quindi io so il boomer. Però la differenza, sai qual è? La tristezza, che io ho la mia età, mi sento la mia età, dimostro la mia età, forse pure qualcosa in più, e c'ho il cervello della mia età. Stefano si crede in 14enne, però c'ha il corpo che comunque i suoi anni ce li ha lo stesso, quindi è lui il boomer. Io non faccio quello che fa finta di essere più giovane. Questi sono i discorsi che si fanno mattina davanti allo specchio, per darsi coraggio uscire da casa, che ci vuole coraggio a una certa, insomma. Allora, qui sto un attimo. Anche di donna fuori, Kira, non ti preoccupare. Allora, cercando di... Comunque l'unica cosa che si trova tanto, salvo alcuni modelli, non so se hai notato, sono i case. Perché i produttori seriamente, perché i produttori di case e di memorie riescono a star passo con l'aumento spinto del numero degli assemblati e gli altri no? Beh, forse è che la lamiera costa comunque meno. Ma che cazzo di risposta è? Quello che tu mi senti di che te devo da dire, non lo so perché si trovano, no? Secondo me perché comunque vuoi non vuoi, noi abbiamo visto, abbiamo fatto tanti assemblati, ma di fatto in realtà ne sono stati fatti tanti meno rispetto a quanti se ne fanno normalmente di questo periodo, per via della carenza dell'hardware, e quindi i case ci hanno avuto vita facile nel saturare il mercato. Questa è la risposta per la Mughini. Ti posso dire Fabio, Stefano si è distrutto il corpo più volte a causa di quel modo. Poi tra l'altro vorrei dirti una cosa: Stefano all'attivo penso avrà fatto forse un quinto dei miei chilometri, ma a 10 volte il numero delle mie cadute. Fatti due domande, pensa all'esperienza, pensa quanto cammina. Che pensare, l'H5 pure il Master, che è un buon case qualità prezzo, forse con una linea un po' discutibile, però mazza, le poche schede che variano le mettere nei preassemblati, e gli utenti che si sono messi in lista da mesi aspettano col croc. Io non ho preso a conti, quindi sono stato chiaro, io quando ne ho una da dare libera chiamo prima le persone della lista. Abbiamo dovuto fare per questo forza, è così, perché sennò non si è vende proprio più per PC. Questo è proprio per questo che non abbiamo preso a conti, per essere liberi di fare questa cosa. Poi ci sono tutti gli altri negozi che hanno fatto, hanno preso a conti. Senti, perché la mossa questa è bella, prendi gli acconti, comincia a dare schede, poi arriva al punto e devi fare assemblati. Quindi quando devi fare assemblati, che fai? Se stoppa la lista, ma quelli in lista già hanno pagato, e tu intanto ci fai assemblati, dopo così la gente rosica. Capito? Io non prendo a conti, io dico: ti metto in una lista che quando c'ho una scheda, così non stai tutti i giorni a refresciare il mio sito fino a che diventa verde. Io quando c'ho una verde, prima di metterla sul sito, ti chiamo. Benny, c'è una nuova copertina, Benny. C'ha presente Roberto Carlino? No, non mi cagare. Fabio è Roberto Carlino in Non vendo sogni, ma solide realtà. Vai, sì. Benny! Ma te vergogni. Senti, a me l'estro non me lo puoi castrare, va bene? L'estro. Sono tutte locandine mie, cazzo, ma te mai niente? Attenti, mi mette in cazzo, e dove fai? Dove va tutto? C'è stato lo spettacolo del Battisti con la locandina, faccio tutto da solo. Faccio tutto da solo, bravo. Quella ci vorrebbe la mia faccia, su quella. Sì, ciao, piacerebbe. Ti piacerebbe, guarda. Oh. Questo che è Asus, che voto gli date? Che ti dico, costa tanto. Io gli do un 7. A me esteticamente, ti dico la verità, esteticamente la parte sopra non mi piace, però per la solidità che vedo che ha, per gli effetti, per come è costruito, gli posso dare tranquillamente anche un 7. Però se ti devo dare un parere mio personale, l'estetica non mi colpisce. Cioè, se devo spendere sta cifra per questo, ce ne metto 50 euro in più e mi faccio il torque. Lo so che è un altro tipo di case. Il torque no, io... No, il torque sì, io il torque bianco spacca. Cazzo, è urca. Che spacca. Spacca. No, io non ci metterei soldi in più, io ci metterei soldi in meno e prenderei un bel Evolve X.
Di solito il martedì è su Twitch, però se tu da blacklistato seguissi Instagram sapresti che oggi sono stato invertito. Basta che seguivi ieri Twitch per capire. E non lo sei. Quindi tu, dicendo questa frase qua, sei ammesso che non segui Instagram, non guardi le storie, non hai visto l'ultima live nostra, non hai visto l'ultima live nostra. Che te stavo sul cazzo. Ah no, non posso. Allora. Fiorentini non capisce un cazzo. Non ha capito. Fiorentini, abbiamo una Bistor Tor che fa, ma ci sono i dubbi storti. Non ha capito che sono obbligati in quel modo perché c'è la piastra. Glielo spieghi te per favore. Che glielo spiega? Ma quando è così? Va bene, Zapata. Leggere sopra, vediamo che mi sono perso. Vuoi aprire un negozio di PC, che ne dite? Ma guarda che nell'immediato, cioè adesso, ti direi, se hai agganci buoni per trovare i componenti faresti pure bene. Cioè, noi diciamo sempre no, non lo aprite, lascia perdere. In realtà penso che chi ha aperto un negozio vicino negli ultimi 6 mesi avrà detto ammazza, avessi pensato prima. Guarda perché... come si lavora, fra 6 mesi poi dopo li chiudi. Perché... Sì, vabbè, però diciamo che nell'immediato, finché si protrae questa situazione, vedo delle opportunità. Che roba Instagram. Mirko, altri 2 euro in tutto questo. Stefano lavora e gli altri guardano. Bravo, hai detto bene, Mirko. Poi dice faccio tutto da solo. Guarda quest'altro, Ho capito, ma fai il mero assemblatore. Cioè, tu qua dentro. Hai notato una cosa? Prima bene o male facciamo tutti tutto. No? Tu più va avanti la settorializzazione, io più faccio io tutto e più tu cosa fai? Se io ti dico. In tutto questo, Stefano lavora e GLI oltre i guardano. Il mero assemblatore, questo no. Puoi fare col tuo quoziente intellettivo, la tua terza media, è questo il massimo che puoi fare. Assemblare componenti a geometra con una qualità talmente bassa dell'assemblaggio che sono costretto a dare l'assemblaggio gratuito. Ma mi dovresti ringraziare. Ma guarda che roba, porca miseria guarda, non posso manco fare pagare l'assemblaggio per quanto lo fai male, capito? Gratis adesso, che schifo, guarda che schifo. Counter del PC, Mauri. Guarda, ti posso fare un conto dal programma, potrei dirtelo. Se Stefano mi dà 30 secondi, te lo dico il conto reale dei PC che abbiamo assemblato. Lo vuoi sapere? Lo possiamo spoilerare o ce lo teniamo per noi questo dato? Ce l'hai in dubbio? Secondo te quanti sono? Circa, penso. Onesto, credo sui 500-600. 600? Sì, credo di sì. Secondo me, PC siamo sui. Invece potremmo essere sui 1000. Se sono 1000 mi dà aumento. Vado. Troppo sto cavo. Ecco, una cosa che non mi piace di sto case è che hanno messo gli occhielli, sì, ma l'hanno messi talmente in fondo di qua che sto cavo non ci arriva manco se lo stiri. Perché? Perché qui sotto, purtroppo, dove va l'alimentatore, non hanno predisposto un foro un po' più corto in modo che sto cavo potesse andare prima a destra, quindi è obbligato da questo foro. Ok, poi il cable management si viene bene, raga, c'ha una fascetta tutto qua. Ok, detto ciò, manca la scheda video. Scheda video, ah. 3080 Gaming X Rocco. No, non l'ho visto, Milo, il nuovo. Trovo il materiale e farà la locandina. Devi cercare la pubblicità di Medio... No, il Mediolanum, di Roberto Carlino. La facevano in televisione. Devi prendere il virus YouTube, magari fai uno screen. Lui ci assomiglia pure, quindi fa manco fatica. Allora. Se no, pure quello Mediolanum costruito intorno a te. Però è più bella quella di Roberto Carlino, in realtà. Niente, se c'è sta... Allora, lo devo cercare. Se lo trovo... Allora, 3080 Gaming X Rocco. Eccola qua, ragazzi. Ecco, questa è una cosa che a me mi fa veramente sbloccare. Ma raga, ma sbrocca a serio, Ecco.
tanto tanto, ve lo sto per dire, io ho già intuito, ma sto sperando che non sia così. Ah. No, per fortuna non era come dicevo io, perché stava di, scusate, stavo dicendo, sta stecca, questa, non mi fa entrare la scheda io, perché ci sbatteva, però ce l'ho, per fortuna. No, no, non devo togliere il plate, Rob, no, no, qui non devo smontare niente. Poi non voglio usare il plate, quello dell'MSI sotto, ma voglio usare il suo, che è questo, perché sicuramente è più efficace. Che è questo proprio sul plate. E questo tu. C'è una vitarella. Aspetta, Cos'è? Pensavo del più, Sì? Eccolo qua, lo metti così, la scheda sta drittissima e non si vede. Capito? Allora, certo che è modulare l'alimentatore. Questi sono i cavi che servono per alimentare la scheda video. Quanti sono? Siamo a 4,90. Così pochi? Pensavo di più. Che miseria. Pensavo di più, un brutto colpo al cuore. Vabbè, ma quella è una cosa che ha fatto indicativa. No, ma c'è un margine errore di 30-40, non di più, Perché usare un sistema su Danea. Sì. Solo 500. Sì. Così pochi. Sì. Niente, allora chiudiamo, dai. Pochi, cazzo, è meno di 1,5 al giorno. Cioè, ti rendi conto? Che cazzo, sono venuto a fare tutto l'anno, infatti, io devo stare a casa. Ma com'hai fatto sto culo così? Niente, di 4, praticamente ne ho fatti 90 da gennaio a settembre e 400. Sì, più o meno sì. Da ottobre adesso. Allora, quindi quel counter non è 3,50. Non Beh, abbiamo smesso, quello perché abbiamo smesso a novembre di pusharlo, Altra salamanna, qual è l'altra salamanna? Qual è l'altra? Quanta alimentazione vuoi questa 3,80? Vuole in 7,50, meglio 8,50. C'è una 3 da 8. Beh, non è solo un PC, poi c'è la vendita spiccia dei componenti, ci sono i prodotti su Amazon, ci sono le assistenze. L'RTX 2000 non le vedrai più. Non le vedrai più, è vero. Allora, proviamo ad accenderlo e vediamo se tutto si accende. Sì, è una salamanna da mo' che è aperto. Ci abbiamo fatto pure il video. Mazza, con mezz'ora anticipo me l'hai fatto. Posso dire, tu ti preoccupi. Guarda. Mazza, che borbaggio che ti è tutto fatto. Butta un occhio di dietro, Vabbè, era prefatto. Oh, un distributore 360 che lucette e cazzi e mazzi, Te posso dare un 7 più. È un mazza comunque. 7 e mezzo. Ho capito, c'ho questo sbilanco a penzoloni. Fascette non tagliate. Quello è il problema, è l'alimentatore. E qua è fascettato, c'è stancavo che fa così. E quanto cazzo lo vuoi? Qual è il cavo che fa questo? Questo se potrebbero questo non vedersi questi. Tanto per cominciare. Questi non si vedono, c'è il coprimagagne. Poi questo. C'è il coprimagagne. Ma il fatto che ci sia il coprimagagne non vuol dire che sotto per forza le cose ci deve essere la magagna. Scusa. Ma guarda. Scusa. Allora, guarda, non è anti. Mo, regà, questo non è anti. Ma manco se vede, ma dopo ma devo tagliare la fascetta. Guarda come ha fatto V. C'è stavi un filo dentro. Questi, no? Questi qua non li puoi fissare perché il cavo, no, ho detto quelli, qui sotto. Quelli sono d'accordo con te. Io l'ho fascettato insieme. Dopo questo lo sistemo. Questo mamma mia, per... Mamma mia, Ma tu moglie non ha chiesto il divorzio? No. Ancora no. Strano. Non gli conviene, fine. Così cagare. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, devo mettere le video alla scheda grafica e abbiamo fernuto. Allora, il mio falegname con 30.000 lire lo fa meglio. Sì, sì. Azzue. Allora, intanto accendiamo, Ah, devo girare la scritta qui, Ora la giro, prova a vedere se tanto se tutto si accende, se tutto gira, se tutto funziona. Verifichiamo. Dove sta la tasta di alimentazione? Qua fan ed è qua della power. Siamo là. Queste davanti girano. A voglia, questo arbo. Non hai capito che questo a casa non stira, non lava, non cucina, non fa niente. Ma io mi sono sposato anche per questo. Riavvia! Mamma mia, riavvia! Riavvia! È bello quando tua moglie non guarda i live. Poi di quello che va, anche che se lo guardasse. Ovvio, se mi guarda la mia, toccassi. Che poi glielo dici. Ragazzi, è vero. Sta attento. Mazza, così bastarda. Potrebbe essere, ti potrebbe ricattare. Chi è che c'è davanti? Fra, per caso sei. Luca. Fra, per caso sei live?
Se ci sei batti un colpo. Sì, perché molto dice sì. No, ma stava scherzando comunque, Avento. Ah, quella posteriore, è vero. Perché il cavo ce l'ho qua, però non arrivava battuta, quindi la volevo passare meglio. Per quello ieri ho lasciato quella. Perché la devo far rientrare e attaccare sopra, ad opt. Ok, ok, ok. Va bene, va bene, va bene. Non tanto mi interessava che partisse, che le ventole, perché altro l'RGB non l'attacco della ventola. Comunque c'è un cazzo da fare. Case assemblato da Stefano ha comunque una costante. C'è sempre almeno una ventola che non gira la prima ascensione. Capito, ma è una firma. È vero. La firma, sai come si chiama quella? La firma della mediocrità. Quella ti fa capire tutto. Quello capisci qui, capisci che... Ma chi è che mi sta... a manna cose? A parte la mia ragazza e mi schiede, stanno passando le galline. Dove? Non so. Stanno passando le galline. Cazzo, ti rispondo. Comunque... Questo si svita, ragazzi, vi faccio vedere un fix che purtroppo spero che Aerogul in tutto questo lo veda, perché qua non vera. Questo qui è purtroppo è viziato, guarda, te lo faccio vedere, è viziato da questo pezzettino di plastica che in questo forellino, ma voi non vedete perché è sparato con la luce, non si vede, è obbligato ad andare storto. Noi, ovviamente, io che cosa faccio? Gli tolgo questo pezzetto, siccome è adesivo, lo rimetto dritto come voglio io, quindi si prende una forbice, si elimina il pezzettino. Non è che io ho sfiammato l'alimentatore, io ho pizzicato l'alimentatore in live rotto veramente. E c'è da anche da dire che ho fatto una diagnosi su due piedi che, guarda caso, era corretta. Ecco qua. Mazzia, si rimette il cappuccio e si toglie la pellicola. Adesso è dritto. Come va? Ma quale garanzia? Non si invade la garanzia. Poi che garanzia vuoi su un disco? Fortunatamente no, Marco. Ok, mo' adesso, visto che è partito, lo spengo un attimo, fisso questo problema dell'ultima ventola, perché prima vedo far vedere per far parlare a Fabio. Calcola che Fabio ormai che mi dice, quando finisci in PC scordati qualcosa, così dopo la battuta mia diventa uno slogan, c'è proprio tutto un marketing. E adesso lo fixiamo. Posso fixare? Che fixato, aspetta. Mo te lo fisso. Allora. Riscrivi un ruolo perché me la so persa. Sta imparando il romanesco a 5 anni, questo è male. Male, male, male. Sto giocando con la scatolina su Sir Rock. Io sto. A Capodanno che famo? Stiamo a casa, demo fa. Mi sta a casa per forza. Stasera fa, te ovviamente monti in PC in basic. È ovvio questo. Scusate, oddio. Vieni, bella Lezio, vieni. Vieni, vieni su. Vieni su. Ciao, Giova. Facciamo le fake story su Instagram, Quartex. Che siamo dei boomer. Ci vuoi segnalare dei gruppi dove, per soli giovani, per favore? Walter, che dici? Te lo si fixo, è giusto. La costante assegnata del proprio consegna scheda al cliente. Sì, io le regalo, Walter. Te lo si fixo. Io tengo la suocera. A Capodanno, vabbè. È giusto. Oh. Le vedete 3070? Sì, ce ne ho 700. Pronta e pronta consegna. Vai sul sito, metti nel carrello a 499. Non è vero, 499. Non ci sono perché non si trovano. Perché trolli e poi sta persona... Ma cominciava lui a scherzare, a me per culo. Scusami che dicevi 3070, che te devo rispondere? Questo mi dice, ecco, ti lascia una stella su Google e ti dice personale, scortese, bla bla bla. Ecco. Ho capito, ma mi sta prendendo in giro. Ecco. Tu sei cercato. Stai cercando. E vabbè. Oh, mo che qua è finito, si mette la fascettina per togliere sto cavetto, perché sennò Fabio capirà che se lo sente. Mettilo a posto, dai, su. Esci da sta mediocrità che contraddistingue la tua vita da quando sei nato. Metti a posto, ok? Senti, sulla mia mediocrità ci hai costruito un impero. Lo so. Va bene? Cosa che c'è, io sembro così capace nel mio lavoro perché tu sei mediocre. Questa cosa effettivamente è giusta. Capisci? Guarda che roba. Guarda. Cavalli. È sponsor by FTTH, ma ti dico solo che sono venuti a cambiare modem perché ho visto ieri il seriale, le cose non mi corrispondono, a me non mi rifunziona il telefono. Mo sembra una barzelletta, ma è così. E Cavalli, vi posso fare anche l'audio del Cavalli che in questo momento ha fatto what?
Cavalli, hai messo sul gruppo Discord le foto che abbiamo fatto ieri con i video che hai fatto ieri? Ieri, cioè, ieri io ho detto, mi fa, fai le foto che stava a saldare il cavo in fibra con la macchinetta, quella che come cazzo si chiama, no? Fa, non può fare, io ho fatto, fai il video, fai il video. Si è messo a fare il video, poi faceva domande al tecnico, domande personali, cioè quello si è messo a parlare del lavoro, che si è trasferito da lì a qui, che non faceva solo, si è messo a raccontare tutti i cazzi suoi e Cavalli l'ha filmato. Ti rendi conto quanto è insider, quanto vuole sapere? È che giusto. Poi capire, poi a Cavalli dice, a me sto lavoro mi fa schifo, sto lavoro di merda, e Cavalli io farei a cambio con te. Mamma, è tutto documentato. Oh, adesso ti faccio vedere. Commissario Winchester. Come si entra nel gruppo Discord? Easy fix su Discord, facile. È Winchester. Allora, partiamo qua con... Dov'è Giulio? Perché Cavalli mi ha detto non si può usare il 7590 con la fibra di Vodafone. Secondo me mi ha trollato. Infatti, dopo ci provo a metterlo. Rock. Erano amici questa. Rock. Questo è il davanti, il frontale del case. Rock. Aspetta, mi serve l'audio da amici. Mentre zoomi, ce la facciamo? Vai, aspetta. Dove l'avevo preso l'ultima volta? Tizio, Momani al volo. Ma c'è Tizio? Che ne so se c'è, è stato bannato. No, ma ha ragione a Tony, non metto a cattiva direzione perché c'è Tony. Meno male, va, meno male. Guarda, te l'ho sempre salvate, devo. Allora, 30 critiche. Mamma mia, quanto pesa sono visto, raga. E calcola che non c'ha manche le paratie in vetro montate. Ci ha bannato, non mi ricordo. Era questo. Sì, è questo. Sei pronto? Che devo fare? Devi farmi una zoomata tattica con l'audio di Anamici sotto. Vai, sei pronto? Vai. Non ci c'è la miseria, aspetta. Aspetta. Rock. Riproviamo? Vai. Rock. A posto? Questa per Anamici, la clippate? A posto, questo è il lavoro finito. Guarda che lavoretto. Tutto bello, molto potenti. Che comunque c'era 30 ottanci. C'è 10.009. Agghiacciante. Agghiacciante, come dice il buon Conte. Allora. Bene, qui niente, qui domanda a video e sta la Winsor. Però anche è il riflettente nel riflettente. Sì. Cioè c'è il vetro davanti e in più. In più c'è il vetro dietro. Allora. Sempre che sia andato a video poi, eh? Sì, c'è andato. Mamma mia, presso F3 to unlock limits for increased price. Yeah, incredibles. Allora, dato tutto ovviamente manco te lo sto di, il LED da 3080. C'ha ragione, qui se c'è stava una Supreme era la sua. Magari. Ma fai stock. Oh, adesso roba amici, roba anamici. Chi è roba anamici? Questa dobbiamo aggiornare the BIOS. Sì, aggiorniamo dopo. Il sistema operativo trovata a scaricare. E lo puoi anche scaricarlo. La roba shoppata poco prima della live. Quando mi arriva? Allora, in Uollo sicuramente partirà domani. Quindi, molto probabilmente mi piacerebbe poterti dire che in Italia il servizio dei corrieri funziona e che ti arriva il 31 mattina, cosa che sarà impossibile. Quindi, ti arriverà il 2 se sei fortunato. Però è sabato, quindi ti arriverà il 4. Mazzale, brutta girsi, ma è così. Facciamo un saluto ad Andrea. Giusto, papà Francesco? Ciao Andrea! Allora, torniamo qua. Andiamo con esterna e andiamo nell'installations di Windows. Stava a scaricare. E scarica. Scarica tanto. Maximus 12 giro. Sì. Ma quasi...
Oddio. Oddio. Allora, L'ho installato su quello da un tera, perché quello da un tera è l'NVMe. Adesso ripete, è agghiacciante. È agghiacciante, che bello, bello, bello. Quanti anni c'ha, Francesco? Papà Francesco o papà Francesco? No, papà. Dovevi mettere la sera su quella che non funzionava. Per il 7.20 va bene, questo PC, sforza un po'. Ma no, tranquillo, nessuna parentela con Marco Anamici. Carca mia, ti chiami Robba Anamici. Anche tu, fan di Slam Dunk. Allora, stasera alle ore 19.30 Fabio, dopo il DPCM, monta il PC in live su Twitch. Se non l'avete ancora fatto, dipende poi dalla zona rossa, zona arancione, zona gialla, potete mettere il follow al canale. Siate puntuali perché me ne devo andare presto, perché stasera perché stasera alle 10, mi raccomando, c'è il lockdown. Allora, sembri Carlo Verdone. Eppure Carlo Cedrone, è vero. È tutto un mix. Prendi calcio. Ah, che vuole aggiornarlo prima? Ah, sì. Ho quasi finito di installare Windows e fa installare a metà il BIOS, che è una cosa nuova. Tipo mentre mescoli spacchi a metà il mazzo. Non si può fare. Su Twitch. Che c'è? C'è il coprifuoco, no? Lockdown. Oh, anche via mail, Ciccio. È meglio via mail, perché tanto se vieni qua dobbiamo sbrigarci. Quindi è meglio via mail. Allora, come mi sono trovato a montare il PC in questo case? Allora, in realtà, mamma, senti sto braccetto, pare la porta di ieri di quelle horror. Allora, in realtà in questo case si monta bene, si assembla bene il PC, perché comunque ha lo spazio per far passare i cavi, e anche montando un 360, avendo molto spazio nella parte superiore del case, viene un bel lavoro, come avete visto, un bel lavoro pulito, facile anche il cable management, perché comunque parti già avvantaggiato, c'è spazio per cablarlo. Unica nota stonata è quella lì del passaggio dei cavi dell'alimentatore che vanno alla CPU, che non possiamo dare la colpa per forza all'alimentatore perché non ha i cavi corti. In realtà è questo case che richiede quei 5 cm in più per uscire, per arrivare su, perché c'ha 5 cm buoni anche su, che rendono il cavo un po' corto, quindi sta un po' tirato. Per il resto devo dire che comunque è un bel case. Secondo me pesa un po' troppo, c'ha già qualche mese buono sulle spalle, quindi comunque comincia a essere un case già, non ti dico superato, però ad oggi si ottengono gli stessi risultati magari prendendo un altro modello di case. Il case è bello, si paga tanto comunque sia il brand, si paga il fatto che ha triplo vetro temperato perché ce l'ha davanti e tutte e due i laterali, il copricavi dalla parte opposta, il copri cable management che è fatto in plexiglass fumé, pure quello c'ha un costo, le fascette su rubber in velcro, quello lì possiamo pure sorvolare. Niente, per il resto il case è ben fatto, cioè anche il discorso poi scusate del rumoraccio che vi faccio sentire, ma ci sono alcune cose carine, tipo che non vi ho fatto vedere, tipo questa, sono delle viti per smontare la gabbia frontale di queste tre ventole, quindi tu le puoi svitare, ti porti via il cestello con tutte e tre le viti, ci lavori in comodità e poi lo rimonti. Cioè devo dire che è strutturato bene, non posso dire che è fatto male questo tipo di case, con il discorso del satinato qui graffiato bello, cioè comunque sia così bello rigato, no? Poi scusa, che sta stando un attacco? Cioè, magica, bit e attacca sto cazzo di cavolanno, no? Vai, utente. Però comunque dico, di fatto devo dire che si monta bene. Anche sotto, il passaggio dei cavi qui sotto, quelli per la scheda video, quelli per i cavetti audio, come vedete è venuto un bel lavoretto pulito. Magari se ci riesco vi faccio uno zoom tecnico-tattico, dove possiamo andare a vedere un po' meglio l'interno, se ci arrivo, vediamo se ci riesco. Non lo so, Marco, noi spediamo tutto, poi dipende dal corriere, ma sti giorni ci hanno tutti dei ritardi purtroppo. Poi c'è da dire che il discorso Natale quest'anno è caduto proprio male, dal punto di vista spedizioni, praticamente pure per noi per lavoro praticamente abbiamo riaperto, cioè abbiamo 2 giorni, poi mezza, poi chiudi, poi il giorno che Damma torni uno. È un giorno solo perché il giorno dopo è sabato. Oh. Vedete? Il passaggio dei cavi sotto è strutturato bene, perché si riesce comunque con questa fessura a far passare i cavi audio, addressable, alimentazione lì dietro,
i cavi, scusate, i cavi power button, reset, comunque le fessure per farli passare ci sono, questo gommino per far uscire i cavi della scheda grafica, quindi comunque sia viene un bel lavoretto pulito, come si può evincere da questo tipo di assembling. Senti, devo fargli un profilo per evento e questa già mi ha scassato a me. Eh sì. A parte me sta congelando. Questo io lo congelava la faccia, sì, sì. Vero, vero, vero. Poi la finestrella qui sotto, naturalmente ci hanno messo un vetrino plexiglass trasparente, però comunque sia, come in tanti altri modelli di case, che è aperto, si vede l'interno. Carino il motivetto. Quella è la rottura delle palle, nero, quello che nero su nero. Essendo un vetro, quando si zozza lo trovi lì. Sì, nero su nero, carino. Vabbè, questo qui lo usa spesso Asus per i loro modelli sia di schede madri che di case, insomma, il fare nero su nero, lucido su opaco. Carino e ben fatto il come si dice, il VGA holder, che è a doppio livello, uno subito sotto la scheda video, questo qui rimane in disuso, però comunque sia la tiene bene, la sostiene bene, vedete com'è bella dritta eretta sulla schiena, guarda come sta bella su. Devo dire un bel assemblaggio, spero che il cliente poi ne rimanga soddisfatto, ma penso di sì. Stiamo aggiornando il BIOS intanto. Per chi ci chiedeva per i tubi, vedete che bella curva che fa, visto da insomma in prospettiva proprio parallela, orizzontale, vedete come sta bene. Poi possiamo cambiare scena, andiamo su The BIOS. Vi amo, grazie Giovi. Come settiamo l'evento? Sì, te lo possiamo anche far vedere negli ultimi due minuti. Quello è vero, Alessio, il foro per l'uscita dei cavi alimentazione della scheda video sta un po' troppo indietro, quindi sì, se ci vai a mettere le prolunghe addressable, quelle RGB, poi alla fine ti risulta che sta troppo indietro. Quello è vero, quello è vero. Ok, aspettiamo intanto che flashi. Questo non ci mette tanto perché è un Intel. Questa è una 3080 Gaming X Trio di MSI. Non ti so dire, Fulvio, che cosa ne pensiamo del Thermaltake S100, è che non lo vendiamo. Ah, Fabio, ora si sì, poteva aggiornare i PC, è vero. Chi si schiantò? Spalmette. Ed Maurice, sape cosa ti consiglia PC case? Che vuol dire cosa si consiglia? Ah, Intel 7. Beh, perché no, sì. Grazie mille, vi saluto, vi faccio ciao con la manina a 4 anni e mezzo. Ciao Andrea. Ah, grazie mille per il saluto, vi faccio ciao ciao con la manina, che carino, che bello, 4 anni e mezzo. Che buono che è. Grande merenda, 380 mi sogni, va bene, grazie comunque. R5 36 che ne pensi? Che scalda un po' troppo. No, ma ci sta bene pure la 3080 Horus Master, ma certo che ci sta bene. Devo assemblare un PC Ryzen ATX, vorrei un consiglio riguardo al case, ossicamente Mid Tower non regi... Guarda, Lollo, sono talmente tanti modelli, dai un'occhiata sul nostro sito, lo trovi in descrizione o sul layout che vedi, che è hardware-roma.com, puoi vedere il sito, vai su case, sono in ordine di prezzo e ti fai un'idea di cosa riesci a prendere su quella fascia di prezzo. Tanti sono tutti più o meno ATX. No, l'utility per gli aggiornamenti no, Alberto Fontana. Non te la trovo perché se hai messo live update la scheda è troppo recente per il live update. Se il Dragon Center pure non ci funziona, conviene che riscarichi a mano. Ma che vuol dire da 4 slot? Cioè 4 slot per i dischi? L'8,50 ti basta per la 3090. All'inizio, Mirko, ne abbiamo raccontate diverse di situazioni divertenti di quelle che succedono normalmente, gente che viene col monopattino, col passeggino, con la bicicletta, insomma, telefonate random. Te dovresti vedere l'inizio della live in cui abbiamo fatto un po' del bordello, poi ci siamo messi a fare i seri perché c'era da assemblare, c'era da andare avanti, sennò qui non si finisce più, sono le 4:20 veramente. Il 3.6 con un buon distributore non scalda assolutamente. Cioè, è meglio se lo facciamo via mail in realtà. Sì. Quindi mandaci una mail. Canno fa. Lo so. Kira, in realtà io ti posso dire. Sì, con un buon distributore non scalda assolutamente. Però per dire se prendi pure. Oh, a fine. Se prendi pure per dire il 3.6 d'Alessio, ha dovuto downvoltarlo. Per me è stata un po' un colpo a cuore.
Sì, vabbè, 4 dischi meccanici. No, tanto adesso è un accrocchino tra i splitter RGB, che sai che costa da un portare un processore. No, vabbè, il mio scalda sì, perché poi è un 3600X nel case piccolo con un dissipatore, sì, comunque. Poi sai che c'è, che Intel ti ha abituato che poi prende un i9 e mettono dentro un mini TX, questa è la verità. Tu venendo da quella cosa, certo. Là, perché tu automaticamente ci sto nel 2020, non me devo più. Sì, però ricordiamo il Fiorentini, bravo, c'ha un 360 ha da un portato del 36, perché a 1.4 è troppo alto. Comunque, che dir si voglia, mo possiamo dire che non scalda se ci metti un buon dissipatore, quello che te pare, però non è normale che se tu da un volti il processore ti regge un overclock o ti regge una frequenza senza crashare, senza che, e recuperi 15 gradi di temperatura, perché non lo fanno loro de base, scusami, perché gli danno tutta sta corrente e c'hanno paura che crasha? Perché deve essere stabile, ho capito. Deve essere stabile la tensione. BIOS is updating Aura LED firmware, don't know shutdown or reset the system prevent the boot failure. Kraken X63 è un buon dissipatore aglio, c'ha un costo leggermente elevato, ma stai pagando comunque un po' il brand e un po' la qualità dei LED. E già software... fai entrare dentro sto BIOS, per favore. Adesso il BIOS è impostato su HC o su Intel RTS, per la mia azienda RTS o giusto devo cambiarlo, ma in realtà sta su HC, RST... RST è uguale, perché sì. Lì poi fa pure il RAID, poi sì. Dipende dal tipo di BIOS. Certo, niente, lascia fare, sta flashando. Ancora? Come no, assolutamente Filippo. Allora, visto che qualcuno ci fa la domanda, ma stasera c'è qui in pro... Luca. Vai cazzo, Luca. Allora, stavo dicendo, visto che qualcuno ci fa la domanda, ma stasera ci sono in programma live sul canale Viola? Sì, ce ne sono due. Alle 5:30 circa starterò io sul mio canale, link al mio canale, che vi farò compagnia, vi faccio un po' scaldare, fino ad arrivare alle 7:30 in cui il negozio chiude, ma Fabio starta da dentro, capito? Lui è l'insider. Starta dentro e assemblerà un PC, quindi sul canale Viola doppio appuntamento a pomeriggio. Anche perché caso più unico che raro sarà il mio ultimo assemblaggio del 2020 e spero anche del 2021. Chiaro, detto spero il primo, però vabbè, il primo e l'ultimo, però vabbè, non si può dire, sta non si può dire, sta non assemblavo tanto quel periodo che sono stato a casa io. Sì, là mi sei mancato, devo dire. Mi ha fatto recuperare che tutto. Che cazzo le cose, sì, ho capito, dai, sì, mamma mia. Luca, la macchina, Luca! Stai alla moto? Con la moto. Come alla moto? Che moto? Sta venendo a fare la guida. Ah, quindi stai a piedi? Sì. Allora. Sto con la moto, non c'è la moto. sto vestito da moto, non è. Senti, che... Senti, allora qua dobbiamo fare Advanced Extreme Tweaker. Questo è la Asus c'ha la... XMP. Trova tutto sto casino per mettere la moto. Sì, ma perché mette a 3005 spicci? Non mi piace questa cosa. Non mi interessa. 3590 a me mi disturberebbe proprio visivamente. Bravo, lo sai Marco, il disco girevole sotto al PC che l'avevo detto, ma se ci metti in case del genere te lo spacca. Fabio gli dissi, facciamo la struttura come i ristoranti cinesi, che al centro del tavolo c'hanno quello e te fa rotolare le coppette. Questo sarebbe figo metterci, perché lo fai girare come ti pare. Prima o poi lo faremo tanto, perché è una cosa che avevo detto un sacco di tempo fa. Ma come ricordo? Ti ricordo. Quando macciani i case sopra. Infatti, sì. Sei, 4 slot da dischi meccanici. Allora. Senti, allora, XMP ho messo, poi a me mi serve adesso. A me mi viene in mente solo il P120 Luce Red Mauris, che c'ha tutti i cassettini estraibili e ti fa mettere un sacco di dischi meccanici. Ammazza, ma questa è la schermata dell'Asus. Fan configuration. Fai. Ancora così stiamo. High cooling, metti sì. Questo sarebbe tutto automatico. Q-Fan Tuning, sta Q-Fan Tuning, questo qua ti fa auto detect. Vediamo, questa è una bella cosa che c'è sempre avuto. Vediamo se come i cani sul canale Viola. EasyFix Roma. Ci sono due link, EasyFix Roma è questo, il canale del negozio, c'è pure il mio personale che è Iron J. Comunque ti mettono i link, qualche buon'anima ti metterà i due link dove cliccare e followare. Non lo vorrei dire, ma allora a livello di BIOS è più intuitivo quello MSI, sì. Almeno noi lo troviamo qui, qui è più fine tuning, qui se sei più puoi settare più roba. Il cliente perché si vede che comunque sia voleva il case dell'Asus e la scheda madre dell'Asus, sono quelle cose, quelle fisse che poi uno si prende e quindi le vuole. I link su YouTube sono i mod, allora li devo mettere io. Vabbè, no, ma prima l'hanno messi in tanti, vabbè, metti con EasyFix Roma, dai, vai ragazzi, questo è il link per followare
volte riduce la velocità delle ventole. Davvero un cazzo. Devo salvare uscire. Ecco, ho messi tutte e due. Bravo, ho messi tutte e due. Allora, mettete il follow che andiamo live dopo. Prima Stefano, poi io. Ma allora, in realtà, Alessio, il 3-4G su una X570 è pure troppo. Secondo me dovresti metterlo. Cioè, va bene già una B550. Con questa ventola. Se ne fuoco, senti, ora sbrava a mano. Già mi sta a fare nervosi, eh. Perché questa sta attaccata. Su che sta attaccata? CPU Opt. CPU Opt Optional Speed. Su, l'hai superata. Aspetta, ho fatto anche. Su, sali, fermo. CPU Optional Fan Speed, 1400 sta. Questa qua gli ha abbassato. Eh no, monitor qua c'hai. Allora gli entra dentro. Sì, Qfan, poi devi trovare. Max, chassis, vai. Dovrebbe essere questo. Entrare. Chassis 1. Mamma mia, però vedi così. È molto meglio col grafico del MSI. Sì, col grafico è più come disegni. Così diventi scemo. Ora quante so? 2, 3. Questa qual è? High pump. No, questa è la pump. No, high gump fan qua. No, e deve mancare qualcosa. Che pompa c'ha? Questa c'ha. Water pump, sta attaccata. Auto, metti su auto, se no stai. Così abbassa. Certo. Okay, e ci dovrebbe sta optional Qfan controllo, vai. Abilita, auto. Metti pure qua che sì, scendi, qua. Scendi. No, continua a scendere. Tutto giù a io pump, basta. Vediamo se premi F7 va sulla modalità advanced in realtà. Cioè, in realtà quella semplice, questa è quella advanced. Questa no. Niente. No. E dove abbia preso? Mi do un pick-up per attaccarla qua sotto. No, non assumiamo altri dipendenti purtroppo, Giovi, non c'entriamo. 1400, sto bavoso. Lo sai che devi fare quella tutte tranne. Tranne quella? Quella che è, scusa, eh? Com'è possibile entrare? E non c'è, c'è più opt. Non ma forse c'è. No, rientra dentro qua. Dentro CPU fan Q control fan step fan scusa opt non c'è sta. Allora l'hanno infilata dentro chassis fan. L'ultimo in fondo. Non c'è, se entravo prima, scendi tutto. Chassis 1, chassis 2. Grazie colpo. Oh colpo, è una vita che non te vedo, colpo! È una vita che non te vedo, non c'è sta. Sta. Hai attaccato sull'unica che non è regolata, dai, la fai prima a staccarla. Vabbè, la mo. Salva, esci così lo spengo e la stacco. Una piccola città potrebbe funzionare. In realtà dobbiamo chiudere la live. Grazie colpo. Oh, vedi? Bravo Matteo che dice una cosa sensatissima e comunque non ci sta. Non ci sta. Ammazza che curva che ha messo. Ah, però posso mettere a tutte. Questo è un gruppo di impiega che compra. Ah, vabbè, volevo fare da sotto. Apply all. Però quella nulla cosa. Avete fatto una vita dubbiosa, muove sempre, non so che fare, ho una roba. Sì. Che diva? Niente, dubbioso, non ti fa assolutamente nulla. Mo aspetta, mo. Tanto colpone, come stai colpo? Ma in realtà rombo è già in automatico, sta così, cioè già in automatico la perché questa qua non mi vale farla arrivare lì sotto perché passava in una maniera brutta e volevo evitarla. Che pizza che questa qui poi ma manco ci arrivamo. Vabbè, lo faccio mo che chiudo la live perché io in realtà alle 4:30 devo andare via, devo staccare, se no non faccio il tempo poi a fare la spesa e a startare lo streaming alle 5:30. No, ci arrivo, però la devo sfascettare da dietro, devo riaprire, sfascettare, allungare. Allora, niente ragazzi, io mo adesso vi lascio, vengo di qua. Vi lascio, ci vediamo verso le 5:30, 6:15. Starterò sul mio canale di Twitch per farvi compagnia fino alle 7:30, 7:40, quando starterà Fabio sul canale Twitch appunto EasyPix Roma.
Adesso vi mando un saluto, così chiudo la live e niente, ci vediamo dopo, se no faccio tardi, vado lungo con i tempi, se Fabio sta impicciato. Va bene, non vi dimenticate di seguirmi e seguirci su Twitch più tardi, ok? Fra circa un'oretta e mezza dovrei riuscire a fare tutto, mo adesso, va bene? La candina quasi fatta, benissimo, bene, dopo me la mandi. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Vediamo se funziona sto tasto. C'è sta più, faccio da qua. Va bene, ciao ragazzi, a dopo, ciao.